bentornate e bentornati sulle frequenze di GDR Unplugged. Scusate. L'altro modo di giocare di ruolo. Io sono il vostro Marco, Mr. Mac Andretto, e do una breve introduzione solo per dirvi che questo è un nuovo appuntamento, un reportage da una convention tutta americana, grazie a un ospite eccezionale. Ma prima di questo, prima di passare al contenuto di questa puntata, voglio ringraziare tutti coloro e tutte coloro che ci sostengono attraverso la nostra pagina Patreon oppure abbonandosi al nostro canale Twitch. Ricordatevi che se volete che continuiamo a fare quello che facciamo, se vi piace, questo è il momento di sostenerci perché è tutta benzina per il nostro motore. Altra cosa che non mi dimentico, naturalmente, se volete sostenerci potete anche acquistare i giochi cui abbiamo curato l'adattamento. Li trovate sul negozio dreamlord.it, tutti i collegamenti, tutti i link in descrizione, naturalmente, cioè Witch, la strada per Lindisfarne, Demon of the Forest, Memento e ultimo arrivato è Torch in the Dark. Tra poco ci sarà disponibile il calendario dell'avvento, questi sono quelli degli anni scorsi, è per una buona causa, quest'anno abbiamo deciso di legarci a Emergency, visto le ultime vicende che sono successe e che comunque ruotiamo le associazioni a cui doniamo il ricavato della raccolta fondi. Tra poco, la settimana prossima, si aprirà la prevendita sul sito Dreamlord. Venite ad acquistarlo perché è un bel regalo per Natale, è una raccolta di giochi fenomenali, tra cui ci sono anche quelli di Filippo. Ciao Filippo! Ciao! Che tra l'altro è un gioco di vampiri con cui giocare a vampiri meglio che con vampire, quindi è un gioco di ruolo. Tra l'altro c'è una sfida nel calendario di quest'anno, che è questa raccolta di giochi, e cioè il tuo parla di vampiri, ma anche quello di Daniele Di Rubbo parla di vampiri. Ah, perché anche lui usa come benchmark la stessa cosa. Assolutamente sì, anche lui vuole un gioco figo per giocare i vampiri e se l'è fatto grazie al calendario dell'avvento. E c'è anche un gioco di Roberto Giugno che non parla di vampiri. Buonasera a tutti. Scusate. Buonasera a tutti. Negli anni 50. È inutile che cerchi di imitarmi, no, non ce la farai mai. No, il mio gioco non parla di vampiri. Il mio gioco parla della storia dietro l'esecuzione del Dimmak, il tocco della morte. Del perché, il per come, come è nato, come viene eseguito. L'ho anche letto. Grazie. Ma te lo sei dimenticato. No, allora, mi ero dimenticato quella di quest'anno. Vabbè. Mentre io vado in bagno, Filippo presenta pure l'ospite eccezionale di questa sera, l'ospite d'onore di questa sera. Ma come faccio a presentarla se non posso a darla tra i presenti? Se ne è proprio andato... Se n'è andato, noi come l'attiviamo? No, me la introduciamo in chat. Allora, farò un esperimento. Chiediamo a ChatGPT di aiutarmi in questo compito. Vediamo cosa fa. Del resto è stato aggiornato ad aprile 2023, quindi... Vuoi che non sappia come fare una cosa che non si può fare? Esatto. No, ma io sono certo che ce la farà. Allora, cosa mi dice? Tipo mi dirà... Ma che cazzo... No, ce la sta facendo, però io voglio proprio che mi dici le frasi, non ti do dei suggerimenti. Aspetta, dimmi le frasi esatte. Frasi esatte. Le ripeterò come una marionetta nelle tue mani. Certamente, quello che devi dire. Buonasera, signore e signori. Siamo qui questa sera per un'esperienza unica e indimenticabile. Ma no, mi devi dire le robe vere, aspetta. Ma improvvisa per i fatti dove tuoi. Sei, Non so più, non sono più incapace di improvvisare. Ormai tutto quello che dico me lo suggerisce ChatGPT. Allora. Tutto quello che scrivi. Ci avete fatto. Ciao Marco. Ciao. Come? Cosa è successo? Come dovremmo attivare un nuovo utente che puoi attivare solo tu? Ce lo dici? Guarda, è magico perché funziona. C'è questa nuova cosa che tu fai con la voce, no? Prova a chiamarla. Rullo di tamburi, ecco a voi all'angolo blu.
175 kg, 20 vittorie, 0 KO, Camilla Zamboni. Ah, vedi che è apparsa. Ciao Camilla. Ok, ciao. Ah, hai capito tu ad aggiungerla? Ah, era una gag, ok. Caro mio. Ringraziamo Lorenzo che si è appena rinnovato l'abbonamento con Amazon Prime. Siamo a 14 abbonati per il momento. Eravamo arrivati vicino ai 20. Forza, cerchiamo di rinnovare questi abbonamenti Amazon Prime. Mm-hmm. Bene, 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 bene. Allora, dicevamo che... No, non io. Dicevamo che questa sera siamo qui per parlare... Mettiamoci tutti e quattro, almeno per il momento. Tanto prima o poi le sai che torneremo, ti metterò di nuovo grande a un certo punto. Allora, dicevo, siamo qui questa sera perché sei stata a questa convention americana, ce n'hai parlato, ci hai incuriosito così tanto che abbiamo deciso, abbiamo detto, ma perché non facciamo una puntata speciale in cui ne parliamo, di... tanto cos'è e com'è stata e poi quello che hai esperienziato, come dice qualcuno di quelli bravi di stream, a questa convention, perché fondamentalmente è la convention dove nascono, crescono, si sviluppano i giochi che poi quelli più strani, quelli più belli, quelli più divertenti arrivano sui nostri tavoli. Quindi iniziamo a parlare di metatopia. Sembri quella con cui ho girato delle cose a Capri, americana, che continuava a dire Capri, invece che Capri. Tu sei uguale. Grazie, lo prenderò come un complimento. O quello è il commissario Winchester, vedi tu. Esatto. Innanzitutto, in che luogo degli Stati Uniti è Metatopia? Allora, infatti è la prima cosa che volevo dire. Ciao a tutti! Allora, è una convention organizzata da Double Exposure, che... fanno eventi da tanti anni. Non è l'unica, ci sono altre convention come Dreamation, eccetera. Sono tutte organizzate nel New Jersey. Quindi, se immaginiamo New York, a ovest, una linea dritta praticamente, a Morristown, New Jersey. E il motivo per cui sono lì, perché effettivamente è un po' fuori dalle città più grandi e queste cose qua, è in un hotel, all'Hyatt Hotel di Morristown, e il motivo per cui è lì è che i cinque organizzatori, che sono quelli che gestiscono Double Exposure, la persona che si occupa più o meno di tutto sono Andy e Avonell, o Avi, e hanno cominciato lì, e sono di quella zona lì. Quindi l'evento si è sviluppato qui, esatto, e quindi ha continuato ad essere lì. Quindi... hanno vari eventi, il prossimo sarà il 25 febbraio, fra poco aprono le iscrizioni e si chiama Dreamation, e Dreamation è per giocare giochi che già esistono. Metatopia è particolare perché è un festival solo di playtesting, quindi non ci sono giochi finiti, ci sono giochi in alpha playtesting e beta playtesting, quindi giochi che fondamentalmente è un'idea un po' sviluppata ma c'è ancora tanto da fare, che non sono, cioè sono ancora nella fase iniziale, che fanno alpha playtesting, cioè si gioca con persone che hanno molta esperienza di giocare o con altri game designer che danno consigli, che dicono cosa funziona, cosa non funziona. E poi ci sono i beta playtesting, invece, in cui un gioco è praticamente nella fase finale, in cui si vogliono testare soprattutto alcune meccaniche magari, oppure si vuole provare a vedere com'è il feel del gioco, si vogliono dei pareri professionali o semiprofessionali, e soprattutto ci sono delle sessioni che si possono richiedere che si chiamano High Playtest, quindi H, e lì si possono iscrivere solo persone che sono segnate come giocatori, come presentatori o altri game designer, e quindi è un tipo di playtest in cui tutte le persone al tavolo sono particolarmente esperte e quindi danno un tipo di feedback che può essere molto legato. Infatti la prima domanda che si sentiva quando ti sedevi a un tavolo è: ok, cosa vuoi ottenere da questo playtest? Tutti quelli al tavolo si focalizzano su quello. Per esempio ce n'era uno in cui ci ha detto: io voglio solo testare il combattimento perché il resto del gioco funziona. Questo era un beta. Quindi si vedono un po', è una convention in cui paradossalmente, che è strano, le persone che vanno e portano i loro giochi
pagano di più, è sui $160 per poter portare i propri giochi, farlo playtestare a tutti, proporlo anche, perché c'è gente che lancia i Kickstarter mentre ha Metatopia, eccetera. Se invece ci vai da player, sono $20, perché stai lì e dai una mano, praticamente, perché stai playtestando i giochi degli altri. Quindi è una cosa... offrono ai designer quasi. Sì, esatto. Quindi è una cosa, è una convention per i game designer, organizzata da game designer, in cui se ci vai come pubblico, ci vai come per aiutare fondamentalmente. Quindi è molto interessante. Fra l'altro, se ti iscrivi come game designer, paghi un po' di più e devi anche essere disponibile a giocare in altre 3 sessioni. Quindi è proprio una convention che ti spinge, cioè c'è solo gioco, ci sono dei panel e tutti i panel sono comunque incentrati sul tipo questioni specifiche di game design. Ce n'era una in cui per esempio c'erano McGay e Vincent Baker che hanno parlato del loro stile di game design, hanno parlato del framework dei PBTI, come adattarlo a vari tipi di giochi. Quindi sono tutte cose abbastanza di settore, abbastanza tecniche. È la cosa più unica a cui sia stata per questo motivo, perché ci sono solo game designer in giro e quindi non c'è nulla di commerciale. C'era uno stand che era Indie Press Revolution, che ormai è dappertutto, quindi, che però rappresenta tutte queste persone che c'erano lì. Quindi ha senso che ci fosse, perché poi se ti piace un gioco di una persona in playtest, magari vai allo stand, ti prendi i giochi precedenti, che è come ho fatto io effettivamente, con un gioco in particolare. Posso farti una domanda? Prima di chiederti come ci sei arrivata tu, con che aspettative, con quali interessi, cose, vorrei anche magari chiederti di che dimensioni stiamo parlando, quante persone c'erano, l'ambiente, cioè quanto grande era. La dobbiamo considerare come un ritrovo di qualche decina di persone, una fiera di centinaia o addirittura migliaia di persone, cioè come lo dobbiamo immaginare? Ottima domanda. Allora, comunque volevo dire che non riesco ad accedere alla chat, quindi no, se non rispondo sulla chat mi dispiace, al massimo ditemi le domande qui. Sì, non ti preoccupare, te le giriamo noi casomai. Se ci sono domande, invito anzi a chi ci segue, se ha domande da fare, scriverle, se ha commenti da fare, che casomai rispondiamo anche in live. Ok, perfetto. Allora, negli anni passati, cioè questa è la prima volta che Metatopia si fa dopo il Covid. Negli anni precedenti, quindi l'ultima volta che l'hanno fatto era nel 2020, perché è stato, no, 2019, perché dopo il 2020 è saltato. Ti interrompo per dire che ho visto che comunque, nonostante tra virgolette il Covid, il grosso del Covid sia passato, le misure precauzionali erano comunque tenute in grande considerazione. Ho visto che serviva la mascherina, ho visto che serviva... Ci arrivo. Sì, ok, sì, ci perfetto. Arrivo. Comunque, questa era la prima dal 2019. Allora, generalmente avevano più gente, anche fino a 600 persone. E questa volta era più piccolino, eravamo circa 300, quindi comunque un buon numero. Però sembrava molto, molto privato, perché siamo tutti nello stesso hotel, e le meeting room sono le meeting room dell'hotel. E poi c'è questo fenomeno che ve ne parlo fra un attimo, che è the lobby chat. Lobby chat è la parte migliore di Metatopia, perché sei tutti lì, tra le sessioni o quando si va a mangiare ci si trova tutti nella lobby, quindi vedevi questi grupponi di gente, tutti game designer che chiacchieravano, che parlavano, quindi conosci, è molto bello a livello umano come convention. Allora, quello da dire sulle mascherine, allora, una cosa molto bella secondo me, è che c'è molta attenzione soprattutto per immunodepressi e, come probabilmente molti sanno, molte persone nella community sono immunodepresse, e quindi c'è stata moltissima attenzione nel imporre la mascherina a tutti, e non solo, ma bisognava portare prova delle vaccinazioni, almeno 2, e meglio se si avevano anche i booster. E la mascherina era richiesta in tutte le parti dell'hotel. Ovviamente gli altri ospiti dell'hotel non ce l'avevano, però tutti quelli che erano parte della convention avevano la mascherina in tutte le sessioni di playtest, in tutte le interazioni, tranne quando si mangiava, ovviamente, che si andava o fuori
o quando si usciva dall'hotel. E devo dire, non è stato facile, perché io sabato ho fatto 6 playtest e ho tenuto la mascherina per 20 ore di fila, però, e quindi mi sono addirittura... Parlando in continuazione, peraltro. Sì, 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 quindi devo dire che proprio mi ha un po' rovinato la pelle, sì. Però vabbè, cioè, si fa un weekend, mamma mia, cioè, per... e nessuno si è ammalato, al contrario di Lucca, in cui tutti quelli che sono andati a Lucca si sono morti. Tipo, sono a casa ammalati, nessuno si è ammalato, che è un gran successo, ecco. Comunque, appunto, è una convention strana in cui si vedono persone che magari è il loro primo design e invece persone che sono lì da tanti anni ed è bello perché tutti hanno voglia di chiacchierare, tutti vengono a playtestare, quindi ti trovi al tavolo magari Tim Hutchins, J-Dragon e un paio di altre persone che effettivamente ti danno un feedback che non è per niente male, perché comunque gente che se ne intende, quindi è carino in questo senso, è molto personale. E una cosa che devo dire mi è dispiaciuta, però capisco, è che le sessioni sono tutte da 2 ore, quindi sono molto brevi. Poiché è un playtest, c'è un senso di ok, mezz'ora o anche 20 minuti si spiega più o meno come funziona il gioco. La maggior parte delle persone ha già una conoscenza, per cui se gli dici Forge in the Dark ha capito cosa intendi, se gli dici PBTA ha capito il sistema di base del gioco, e poi si va sulle specifiche e poi si comincia a giocare. Di solito PG pregenerati, a meno che sia un gioco che non abbia bisogno di personaggi, come ce n'erano un paio. Sì, scusa, e raramente siamo arrivati alla fine di un gioco. Però basta capire come si gioca per dare un feedback. Ti vedo andare già a parlare di giochi. C'era una domanda di Lorenzo che, per contestualizzare, voleva sapere se negli USA questa cosa delle mascherine è una cosa che hai visto usare solo in ambienti, in convention di gioco. Lui citava anche la Gen Con, che ha sentito che usano le stesse cose, oppure viene usato anche in altri tipi di raduni di persone, fiere, eventi, eccetera eccetera. Allora, purtroppo a livello ufficiale c'è poco. A Gen Con non c'era l'obbligo della mascherina, c'era l'obbligo di mostrare le vaccinazioni, però la mascherina non era richiesta. Anzi, non ce l'aveva quasi nessuno. E infatti, io sono andata anche a Gen Con e non stavamo benissimo quando siamo tornati da Gen Con. Che vorrei dire, a molte meno abbiamo, cioè confrontandomi anche con degli amici, a meno gente di Lucca, che è una cosa... assurda, secondo me, il fatto che Lucca Comics and Games faccia più gente di Gen Con. Però Gen quindi Con. Sì, c'erano tipo 80.000, mi pare che Lucca sia andato sopra la cosa. Però forse Lucca è veramente molto trasversale. Tipo sì. A Gen Con non ci sono i fumetti. Non ci sono? I fumetti. O non così tanto. Boh, sono stata solo nell'area dei giochi di ruolo e già era tantissimo. No, effettivamente no, c'hai ragione. Sì, a livello penso che sia solo di giochi. Quindi se prendi tutti quelli che sono a Lucca solo per i giochi, è un'unghia di Gen Con in realtà. Hai ragione, sì, sì. Comunque, in altre manifestazioni più commerciali non c'era l'obbligo di mascherina. C'era un'attenzione al fatto che persone fossero vaccinate, eccetera. Invece qui c'era proprio una imposizione senza essere troppo forti, ma semplicemente se vuoi partecipare devi accettare di indossare la mascherina sempre. Che... ci sta, anche per rispetto degli altri. Yeah, assolutamente. Sì, allora, torniamo al succo, torniamo ai giochi. Dicevi che comunque le demo erano con personaggi pregenerati, la gente abbastanza sul pezzo da sapere quando dici è un PBTA, cosa del genere, per cui non c'erano giocatori che vado lì per giocare, vado lì per curiosare un po', erano tutti abbastanza sul pezzo, o è stata una mia impressione? Dipende, direi che c'erano delle persone... cioè tutti quelli che sono lì comunque conoscono i giochi indie e hanno voglia di playtestare giochi nuovi, quindi il pubblico comunque si seleziona da solo da quel punto di vista, non ci vai per trovare il nuovo modulo di Magic the Gathering o di D&D, perché non c'è, non vengono lì, non gliene frega niente. Quindi ci sono playtest non solo di giochi di ruolo da tavolo,
c'erano l'ARP, c'erano giochi da tavolo, che io non sono riuscita a playtestare perché mi sono segnata solo per giochi di ruolo, però c'erano, ero lì con un amico, con cui abbiamo anche diviso la camera dell'hotel, che ha playtestato i suoi giochi da tavolo e ha detto che è andato molto bene, quindi c'era tutta una parte di giochi da tavolo che anche faceva playtest, una parte di LARP che io ho visto molto meno perché non mi sono focalizzata solo sui giochi di ruolo. Però cioè, ci sono vari. Devo dire che per la maggior parte sono persone o che non sono troppo lontane, perché comunque non è facilissimo da raggiungere. È vicino all'aeroporto di Newark, però insomma non è New York, non è Indianapolis, cioè non è una città grossa, è una città molto piccina, ecco. E quindi o c'è gente locale o c'è comunque gente che vuole far conoscere i giochi, che vuole avere un weekend di playtest seri, cioè di playtest con gente che veramente sa cosa dirti che funziona o non funziona nel tuo gioco, perché ci sono stati playtest fenomenali, però in tutti comunque vedevi gente come me che si prendeva gli appunti, che ti condivideva cosa funzionava, cosa non funzionava nel gioco, quindi nessun playtest è stato ok, che figo, grazie mille. Era tutto un ok, questo funziona, questo non funziona, perché non provi questo? Era molto tecnica come discussione, sì, alla fine. Che in te hanno pagato, cioè, molto di più, e tu effettivamente è un modo per contribuire a questa cosa, cioè nel senso, gli stai effettivamente dando indietro, cioè loro ti fanno provare il loro gioco, tu gli dai comunque un parere giusto e utile. Sì, era un po', cioè c'è un po' un accordo non scritto, ecco, di ci vediamo e cerchiamo di, cioè tutti abbiamo capito che questa è l'etica del weekend, siamo qui per playtestare, per conoscerci, eccetera. Tornando a questa, come si chiama, lobby talk. Sì, che dicevi che era la parte più figa della convention. Sì. Cioè, ogni mattina ti svegli, vai, e sei tutti nello stesso hotel, quindi si andava giù ed c'è la solita lobby degli hotel americani, c'era un grande camino, tutti i divanetti davanti, dall'altra parte c'era uno Starbucks dentro, con poi un bar, quindi la sera si poteva anche bere, se si beve, e poi dei tavoli davanti, e praticamente si formavano questi gruppi di persone che avevano magari appena finito di playtestare o avevano il playtest successivo. La prima sera c'era anche uno swap di zine, eccetera, quindi c'è gente che tagliava le zine per poi portarle e scambiarle con altri, e quindi hai immediatamente un luogo dove c'è tanta gente che più o meno è interessata alle stesse cose. Bastava dire ciao, cosa hai giocato oggi, e si comincia a chiacchierare. Quindi è molto organica come dinamica ed è molto bella. E ho conosciuto delle persone veramente belle che non vedo l'ora di rivedere. E è bello perché poi effettivamente hai tempo di chiacchierare un pochino, perché tipo Gen Con è in 5 hotel differenti, la gente sta tutta intorno a Indianapolis. Quindi o sei invitato a dei party di magari un moda. Esatto, perché immagino che anche Luca sia simile, cioè non è così facile trovarsi, invece lì essendo tutti nello stesso luogo, comunque ti trovi lì in mezzo, tipo sabato, che fra l'altro l'ora qui cambia una settimana dopo che in Europa, quindi quel weekend lì, il primo weekend di novembre è quando cambiava l'ora, quindi io stavo andando su alle 10 di sera perché ero morta dopo 6 playtest, e mi hanno chiamato dalla lobby, mi fanno Camilla vieni qua, va bene, sono andata lì e abbiamo chiacchierato fino alle 3, che poi sono diventate le 2 per fortuna, quindi abbiamo tutti dormito un po' di più, però bellissimo, quindi ho conosciuto, cioè hai tempo di chiacchierare un po', non c'è troppa gente, anche se fai gruppone passi da uno all'altro e c'è il tempo di fermarsi un attimo e parlare, che di solito alle convention non c'è, e questa è una cosa molto bella. Molto, molto bello. Sai cosa? Mentre ne parlavi, mi hai ricordato quelle convention mediamente piccole a cui ho partecipato, o mi capita ancora di partecipare, dove tipo InternosCon di una volta, oppure le ChamberCon, le Freeform che organizzano i ragazzi di Live.it, dove praticamente giochi e poi il tempo nel framezzo o ti ritrovi a mangiare, o ti ritrovi a fare colazione assieme, o ti ritrovi a chiacchierare.
ed è molto stimolante perché parli del gioco che hai appena giocato, oppure parli del gioco che farai dopo, oppure magari chiacchiere anche. Io mi ricordo a Internoscon una sera seduti sul davanzale della finestra con Maggie Baker a parlare di cielo stellato e politica americana, cioè e sono momenti molto fighi. Sì, e infatti è molto bello, purtroppo è più accessibile, diciamo, alla gente che è nel New England, però c'è una concentrazione di designers nel New England che è particolarmente imponente, quindi se comunque ci arrivi in macchina, io dal Connecticut ci ho messo tanto perché c'era la maratona a New York, quindi ci ho messo 4 ore a tornare a casa, ma senza traffico ci dovrei mettere 2 ore e 15, quindi non è tanto lontano. No, non è lontanissimo, soprattutto per gli standard americani. Io mi ricordo, sono andato in viaggio a Los Angeles e San Francisco e ho detto, vabbè, con la corriera facciamo in 3-4 giorni la tratta Los Angeles e San Francisco e poi prendiamo la macchina e in giornata torniamo indietro. Cioè, erano 600 chilometri erano tra Los Angeles e San Francisco, ok? La morte, no? No, infatti. Mai... No, lì anche da New York c'è il treno, quindi è anche veloce, perché comunque quella parte lì è coperta. C'era gente da Pittsburgh, da Philadelphia, molto vicina al New Jersey, e anche Boston, comunque con 3 ore e mezza, 4 te la cavi. Quindi c'era tutta gente da queste città, quindi è un po', è molto ben posizionato per avere designer locali. Poi era interessante, per esempio, Alex White è venuto da Londra. Cioè, ha preso l'aereo, è venuto lì per il weekend e poi è tornato indietro. Quindi cioè, c'è anche gente effettivamente da... C'era una persona dall'Australia, non ho visto chi fosse, però c'era gente anche da altre zone. E anche c'era tipo... Penso che Tim Hutchins insegni in Ohio, quindi anche lui ha preso l'aereo per entrare, per venire lì. Quindi c'era anche gente da parti differenti e è comunque un gruppo di persone che si muove tra convention più piccole. Molti di questi non vanno a Gen Con, per esempio, ma vanno magari alla Big Bad Con che c'è in California. Quindi ce n'è una in California, ce n'è una in New England e un po' si copre. E adesso c'era anche un'altra, penso fosse Philadelphia o Pittsburgh, che si chiama Save Against Fear. Quindi ci sono convention più piccole anche qui, solo che ovviamente in Italia è un pochino più facile raggiungerle perché le distanze sono minori e qua se devi andare in California, per me la California è più o meno equidistante con l'Italia, sono comunque 5-6 ore di aereo in entrambe le direzioni, quindi comincia a diventare un po' più difficile, ecco. Allora, direi di cominciare, anche perché il tempo non è infinito, di parlare dei giochi che hai potuto provare e, o che già conoscevi o che magari hai scoperto lì, però si sono risultati interessanti, anche perché magari ci dai un suggerimento per andarli a trovare su internet e a sbirciarli e a provarli anche noi stessi. Sì, quando usciranno, che non sono ancora disponibili. No, forse qualcuno, alcuni forse... sì, infatti uno ha appena finito il Kickstarter che mi dispiace, però si può recuperare poi perché sicuramente esce sul sito dell'autore. Altri andranno in Kickstarter probabilmente l'anno prossimo, quindi comunque è buono, cioè è una buona cosa per metterli sul, per tenerseli da parte, magari segnarsi il nome e poi quando escono si possono guardare. Sì. Prima di cominciare con i giochi, perché ne ho selezionati 5-6 che secondo me erano i playtest più interessanti, volevo fare i complimenti a Nessun Dove, perché con i Golden Cobra hanno preso una menzione speciale per il loro gioco, che adesso te lo dico perché mi sono riaperto, They Say You Should Beg Your Plants for Mercy, dicono che dovresti chiedere pietà alle tue piante, che è un hack di un gioco precedente che è molto carino, in cui diciamo le piante sono senzienti e adesso ti mettono un po' sotto processo per tutto quello che l'umanità ha fatto. Quindi è molto carino, lo consiglio a tutti, c'è sul Itch di Nessun Dove e penso che sia in Pay What You Want, quindi molto molto carino e è stato un piacere leggerlo, vorrei giocarlo, quindi complimenti a Chiara, Maria e Oscar per questa menzione speciale.
Bravi, 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 hai fatto bene a inserirlo perché me ne stavo dimenticando e invece dobbiamo valorizzare anche questa perla che ha avuto onori della cronaca lì a Golden Cobra e quindi perché no non parlarne anche qua, in modo che se qualcuno vuole andarla a scoprire, anzi vado a vedere se è gratis mentre tu cominci invece a parlarci dei giochi che hai provato. Mm-hmm. Sì, comunque in Pay What You Want, e devo dire che Jason Morningstar in particolare, che era un altro giudice, gli è piaciuto tantissimo. Ha detto che è un bel concetto, che era fedele alle sue fonti, ma sarebbe, ha detto, orribile e divertentissimo giocarlo. Quindi è un buon endorsement da uno che se ne intende. A proposito, okay. Scusa. Io farcirò queste live da qui a Natale di spinte per il calendario dell'avvento, visto che è questa buona cosa. Sappiate che nel calendario dell'avvento c'è un gioco che ho letto degli autori di Trust-B, tra cui l'autore anche di Arcipelago, Matti Soltner, ed è un gioco che non vorrei mai giocare. Si intitola Cose di cui prendersi cura. È bellissimo ma terribile, non vi aggiungo altro, magari avrete un altro hint prossimamente. Prosegui pure, scusa. No, comunque questo calendario dell'avvento lo voglio prendere anch'io quest'anno quando torno in Italia e poi me lo faccio spedire. Assolutamente, te tengo da parte per te. Grazie. Ok, allora cominciamo con uno dei nuovi, perché in realtà ne ha un sacco che sta creando, giochi di Tim Hutchins, che è l'autore di Mille anni da vampiro, quindi tutti lo conoscono per quello, fondamentalmente, ma che ha anche vinto, continua a vincere ogni anno ai Golden Cobra, ed è, a mio parere, dopo averci parlato, abbiamo cenato insieme venerdì, una persona estremamente geniale. Cioè, proprio a livello di meccaniche, a livello di creare giochi, mi è piaciuto un sacco come mente, ecco. E se vai alla foto del playtest, allora il gioco si chiama A Guide to Depression Era Soap Carving Competition. Allora, che è una guida. Spiegami un attimo, perché io ho letto il titolo e ho detto: primo, titoli più brevi, Nessun Dove e anche Tim Hutchins. Secondo, che roba è? Infatti quando me l'ha detto ho detto e poi vedi le forbicine, è un gioco particolarissimo che mi è piaciuto da morire, però volevo fare un content warning per tutti: pesantissimo come gioco, però trattato bene e che secondo me potrebbe essere interessantissimo. Allora, il titolo ovviamente è una guida alle competizioni di intagliamento del sapone intaglio del sapone durante la depressione. E allora, il gioco è basato su una storia vera di un triplo omicidio e il gioco invita ad entrare nella mente dell'assassino che è stato trovato, imprigionato anche, perché mentre aspettava l'ultima vittima, che non è mai arrivata, si è messo a intagliare il sapone perché era un campione di intaglio del sapone e dopo questo è stato uno dei dettagli con cui l'hanno incastrato. Quindi questo è il collegamento alle competizioni di intaglio del sapone. La storia è molto interessante. Ci si passa la prospettiva e le persone al tavolo, una persona è la mente di questa persona, di questo uomo, gli altri sono le mani, the hands. E praticamente è un gioco che si gioca su carte, come For the Queen, è tutto contenuto sulle carte, quindi si comincia a girare e c'è la storia di questa persona, quindi si comincia a turno a leggere queste carte. Ogni volta che si legge una carta la si mette al centro del tavolo e tutti devono avere accesso. E tutte le persone che sono mani hanno delle forbici in mano. E praticamente quando si arriva, si leggono tutte le regole sulle carte, si legge l'antefatto, cioè la storia di questa persona che ovviamente non era particolarmente, cioè, penso che poi abbiano anche cercato nella difesa di ha ottenuto che andasse in un ospedale psichiatrico. Okay. Sì. Quindi è stato poi certificato anche, mandato in un ospedale psichiatrico invece che in prigione. Comunque si entra nella mente di questa persona nel momento in cui si comincia a narrare in prima persona, leggendo le carte, una persona diventa la testa.
questa persona legge la carta, sulla carta c'è un'azione che si arriverà a fare, non si fa immediatamente. Quando si narra, perché la persona che è la testa comincia a narrare in prima persona, deve narrare tutto quello che quest'uomo fa finché non arriva all'azione. Quindi se tu giri la prossima carta e l'azione dice apro la porta del frigo, la rigiri e cominci a narrare sapendo che la fine della tua narrazione sarà apro la porta del frigo. Le altre persone cominciano a prendere tutte le carte che sono state usate fino a questo momento e con le foglie e con le forbici cominciano a fare dei taglietti, come se le stessero intagliando, per replicare l'azione dell'intaglio del sapone. E dice proprio nelle regole, non devi fare forme particolarmente, devi fare piccoli taglietti, come se stessi togliendo scaglie di sapone. E mentre la persona continua a narrare con l'autorità narrativa, le mani possono o mostrargli delle figure che stanno intagliando, senza sapere ancora cosa sono, e chiedere alla testa, cosa pensi che rappresenti questo? La testa deve rispondere e poi deve includere quell'elemento nella narrazione che ha appena fatto. Poi può scegliere, piace questo elemento? Allora a quel punto la testa e la mano che ha intagliato questa cosa si scambiano. Se invece non piace, la testa può continuare a narrare e un'altra mano può chiedere cosa rappresenta questo. Può essere anche il contrario, cioè la testa può chiedere alle mani, mi fai vedere cosa stai intagliando? E la mano gliela fa vedere. A quel punto immediatamente si fa lo scambio di prospettive. Quando si fa lo scambio di prospettive, tutte le cose che si stanno tagliando passano alla sinistra e le persone che si sono scambiate, uno diventa la testa, quindi prende il mazzo di carte rimanenti, e l'altro invece prende le forbici. A questo punto tutti si rimettono a tagliare, a fare questi tagliuzzini, magari seguendo quello che sta dicendo la persona, oppure no, intagliando quello che vogliono. La prossima persona gira la prossima carta, che di nuovo ha un'azione che finisce la loro narrazione, e cominciano a narrare. Il gioco finisce quando finisce il mazzo di carte. Si arriva agli omicidi. Quindi alcune carte, quando si girano, finiscono con strangoli la madre. E quindi praticamente diventa progressivamente sempre più pesante la narrazione, però ci sono questi meccanismi per interagire anche quando non sei la testa. Alla fine praticamente si hanno quello che vedete sul tavolo, sulla mia foto, varie forme, sagoni, quindi c'è anche un elemento di keepsake, no? di memento che ti tieni, e non ci sono più le carte, quindi poi bisognerà ricomprare il gioco. quindi magari si può prendere la versione online e poi si può stampare. Però io devo dire che, al di là del tema che può essere pesante, il gioco come meccaniche per me è geniale, non ho mai visto niente del genere. No, assolutamente fuori dalla norma. Mi sembra ti abbia colpito anche profondamente, sia a livello di design che a livello di esperienza di ciò che la fiction che viene creata. Tu avevi già provato Mille anni da vampiro, il suo altro gioco? Yeah. Sì, sì. E come ti è sembrato rispetto a quello? Un'evoluzione di design, una cosa completamente diversa che vuole sperimentare in altri campi? Magari ne hai parlato anche con lui di questo design così particolare? Allora, volevo invitare anche voi, così ne avete di parlare solo io. Visto che se magari avete giocato anche voi Mille anni da vampiro, magari datemi anche le vostre opinioni. Sì, per me... abbiamo giocato tutti e tre. Sì. Cioè, tutti quindi... quattro. Anche... Io volevo prima dire, e poi vi lascio dare le vostre impressioni, che Tim, mi ha detto che con Mille anni da vampiro è riuscito praticamente a un po' staccarsi, cioè ha avuto molto successo quel gioco lì. E ha detto che praticamente riesce quasi a mantenersi solo con quello. E con quindi gli ha aperto un po' un mondo anche per creare cose più piccole, che gli interessano di più... E aveva 3 o 4 o 5 giochi che continuava a parlare così, quindi secondo me sicuramente c'è un'evoluzione anche, cioè ci vedo elementi simili e anche un'attenzione alla sensorialità, però qui è più forte. Però ditemi cosa pensate anche voi. Allora, andiamo in ordine di schermata. Yeah. Così parlo per primo, ho più cose da dire. No, dico una cosa molto rapida in realtà. Quello che direbbe un prevaricatore.
esatto, quali sono. Dunque, uno all'apparenza, se conosce i due giochi, dice non potrebbero essere più diversi di così. Mm-hmm. La cosa che ci vedo in comune, poi il cervello umano è bravissimo a trovare dei pattern anche dove non ci sono, quindi io sono un campione di cintura nera in questa cosa, è che ok, in 1000-year-old Vampire ci sono i dadi, quindi c'è la copertina ideale, però pazienza, lo voglio dire, soprattutto per andare avanti e indietro nei numeretti dei prompt. La vera cosa che causa il bounce lì è il prompt che ti arriva, fondamentalmente. Mm-hmm. Che tu rispondi come se giocassi a squash contro il libro. Qui ti arrivano dei prompt che però sono fisici. E anche qua, da quello che ho capito, l'unica fonte di bounce vera sono questi prompt fisici. E anche lì, l'altra persona. L'unica... E le altre persone quando, giusto, quando però tipo nella istanza del turno mio, che sto leggendo la carta, al di là di quello che io stesso posso raccontarmi prima di dire strangolo mia madre, la roba che mi arriva fuori sono dei prompt. Poi cambia la forma, prima le sono testuali, qua sono fisici. Però noto che in entrambi i giochi hanno questa forma di bounce qui. Uh-huh. E basta. Portare avanti voi. Mi viene da dire in contrasto a te che è questo dell'intaglio del sapone ha una rigiocabilità infinita, mentre Mille anni da vampiro, una volta che ci hai giocato abbastanza volte da conoscere un po' i prompt, va ad esaurirsi, poi lo tieni più per quanto è pregiato l'oggetto in sé. Cioè Mille anni da vampiro è un oggetto bellissimo da avere, oltre ad essere un bel gioco. Qui invece l'oggetto sparisce a fine giocata, e ciò nonostante ha una rigiocabilità assolutamente infinita, perché il bounce tende veramente a più infinito, considerando che tutto dipende da cosa le persone vedono nei tagliuzzi fatti nella carta, e in cosa ci vedi tu a tua volta. Io ne approfitto intanto per salutare Sion, che si è unito a noi e ci dice che ci ascolta, e stiamo parlando di metatopia. Ti può consolare sapere che metatopia non è sbagliatissimo se stai parlando un'altra lingua. Se stai parlando in greco. Esatto. Beh, è perché io mi rifaccio a utopia e quindi metatopia. Comunque salutiamo Sion, salutiamo questa nuova utente Camilla Zamboni che è riuscita a utilizzare la chat, come benvenuta nella chat GDR Unplugged. Io mi volevo fare un attimo una riflessione invece sull'elemento umano in gioco. Tu hai parlato di tematiche pesanti, di omicidi, di intagliare sapone e all'interno di esse una relazione tra i giocatori al tavolo che va a creare bounce, come dice Filippo, attraverso piccoli gesti, attraverso descrizioni che vanno a sommarsi l'una con l'altra. Il gioco quanto ti coinvolge? Quanto hai sentito empatia verso la storia di questo serial killer che andavi, cioè, chiaramente nei limiti dell'umana concezione, cioè non stiamo parlando di persone che è un serial killer, che figata, però stiamo comunque parlando di una storia di un serial killer. Non mi hai raccontato una storia di investighiamo, troviamo i cultisti e li ammazziamo. Stiamo raccontando la storia di omicidi, e per quanto sia una figata ed estremamente diversa da Mille anni da vampiro, e come hai detto tu, anzi parliamo anche di soldi, il fatto che riesca a mantenersi tra virgolette, che abbia un'entrata con Mille anni da vampiro, gli permetta di fare anche esperimenti di questo tipo super affascinanti. Come è stato il lato umano nel giocarlo? È una cosa che mi metterebbe non dico, sì, sicuramente a disagio, però non so quanta empatia proverai, quanta partecipazione proverai nella storia, perché mi verrebbe da tenermi distaccato, a differenza per esempio da Mille anni da vampiro, dove questo lato urban fantasy, tra virgolette,
ti permette di medesimarti di più, tanto è una storia inventata. Ma qui... Ma direi che ha tolto la parte sublimata di una Millennia da Vampiro, ma alla fine, cioè, l'idea è che comunque fai, cioè, fai delle azioni che sono comunque a danno di altri. Devo dire, una cosa molto interessante secondo me è che poi noi abbiamo giocato online in una stanza silenziosa di sera, che è stato fantastico, perché di solito alle convention hai il brusio e questo gioco ne avrebbe sofferto mostruosamente. Immagino. Io non direi che c'era tanta empatia necessariamente con la persona, ma tantissima empatia con gli altri giocatori, perché comunque stai condividendo una storia in prima persona e tutti danno elementi, quindi c'è molto questo elemento di bounce e tutti si ascolta quello che sta dicendo una persona e si vuole comunque partecipare perché comunque questa cosa va avanti. Quindi tanta empatia al tavolo fra i giocatori. Empatia con la persona che si sta descrivendo fino a un certo punto, perché comunque le azioni sono scritte sulle carte, quindi tu puoi metterci quanto vuoi, però la tua agency comunque è limitata dai fatti del fatto di cronaca, quindi è più, secondo me, un'esplorazione interessante dei pensieri che possono passare attraverso la mente di una persona che fa queste cose, e più che un tentativo di cercare di empatizzare con la persona. Empatia. La cosa che più che altro, più che empatia, poi in gioco non l'ho giocato, quindi mi è difficile dirlo, ma magari, cioè da quello che hai detto, se mi metto io mi immagino giocarlo, sentirei più anche il senso di impotenza, che magari prova uno che effettivamente compie degli omicidi, ma nel senso non è in grado di intendere di volere. Quindi lì tu perdi il controllo e fai delle cose che magari anche tu non volevi fare, e tu però non puoi impedire la carta e quello succede. C'è anche altro da dire. Marco dice, quanta empatia posso provare con questo protagonista? Ma tu, quando sei la testa, sei il punto di vista, è una carta che ti dice il tuo scopo. Va da sé che tu, entro certi limiti, cerchi di giungere allo scopo che ti dà la carta. Quindi... volente o nolente, un minimo alla fine ti trovi ad empatizzare con questa persona, che qualunque cosa tu voglia, qualunque sia quello che ti passa per la testa, i tuoi valori di essere umano, alla fine l'ammazzerai quella persona, è scritto sulla carta. Yeah. E io penso che Tim aveva anche menzionato che comunque era un... le persone possono anche fare domande, quando una persona sta narrando si può fare domande... E anche domande pesanti, magari sul passato, così, quindi è proprio un tentativo di esplorazione condivisa. Poi, come ho visto anche in chat, cioè sì, c'è l'idea anche della fascinazione con i serial killer, su cui il gioco commenta, perché comunque ci sono tipo serie TV su Netflix, eccetera, o Mindhunter, pensate anche a quello, in cui ci sono queste esplorazioni che però non siamo noi a fare, noi le consumiamo come pubblico. In questo caso c'è proprio il tentativo di mettersi dentro la mente, però in modo condiviso, così ci sono dei paletti in un certo senso. Una cosa che volevo dire è ovviamente strumenti di sicurezza erano super discussi all'inizio, sono presenti sulle carte ed è una cosa che ovviamente... È un gioco che li invita, diciamo, nella struttura per ovvi motivi. Che assolutamente vorrei giocare. Vi invito, cioè, tra l'altro, fino a un paio di anni fa, un anno fa, i serial killer erano molto di moda, tra l'altro. C'è stato il caso, non mi ricordo adesso, mi sembra Ted Bundy, non saprei, che la gente aveva cominciato a scrivergli lettere di ammiratori, ecco, era diventato una rockstar grazie a un documentario, sì. Sì. Ho messo nella chat, esistono i materiali di playtest e sono in vendita sul sito di Tim, però insomma si può anche aspettare la fine. E sì. Lui dice nel probably the best game I've made, quindi era veramente, cioè, era... L'ha presentato in un, cioè, uno dei giochi che a sua detta era uno dei giochi che scavava di più, che provava anche a creare dinamiche differenti, eccetera. Quindi, e se guardi i materiali che ho messo nella chat, il link,
Se guardi proprio il tutta la grafica è grafica dell'epoca e non ho le regole, non le ho ancora prese, anche se penso che lo prenderò, e è come se fosse pubblicato su un giornale. Quindi anche okay, il tono è proprio dell'epoca. Mm-hmm. Sì, sì, quindi... Sul suo sito c'è, si può comprare la beta. Esatto. E quindi... è giocabile come l'abbiamo giocato noi, è molto bello, secondo me è un gioco fantastico, così dopo passiamo anche ad altro, che non voglio parlare solo di questo. È un gioco vero, ma ci andiamo avanti. No, no, però dico, è un gioco fantastico, è ovviamente one shot, nel senso che poi il gioco non esiste più, è forse il gioco più finale da one shot, si fa anche abbastanza velocemente, noi in 2 ore l'abbiamo comunque finito. Quindi è un gioco abbastanza veloce, è assolutamente zero prep, quindi è un buon gioco anche da portare in giro con un gruppo che se la sente, perché ovviamente poi il tema è molto pesante. Ok, ma c'erano anche giochi a Metatopia, mi sembra di capire. Cioè, c'erano giochi... Che ha messo l'accento sulla M, così. In che senso c'erano anche cioè c'erano giochi finiti, intendi? No, no, tu non, no. Roberto non lo conosci ancora, in realtà è un burlone. Okay. Questo è l'umorismo inglese di Roberto. Sì, no, era per dire che stavi per iniziare a parlare degli altri giochi, oltre Sì, c'erano anche altri giochi. Ho capito in che senso. Sì, c'erano anche altri giochi. Sì, ma non ascoltarlo, tu fai finta di niente. Qua dice cose non le cioè non capisci dove vuole andare a parlare, tu ignoralo, vai avanti, faccio io, anche io faccio così. Scusate. Dai, tranquillo. Poi prenderai le tue fustigate come al solito. E sì. Andiamo avanti. Sono le 10. Abbiamo parlato di un gioco e basta. Vabbè, dai, poco tempo. Posso dire sugli altri, speriamo. Allora, il prossimo è Expect Three Visitors di Alex White. E adesso vi metto il link al Kickstarter che è appena finito di successo. Ah, così. Però tipo Scrooge. Okay. Esatto. Sì. È quello di Scrooge, esatto. Tra l'altro, permettimi una cosa, è stato un errore di marketing immenso, cioè... È chiaramente ispirato ai tre fantasmi, Scrooge, la storia meravigliosa, ma fallo durare sotto Natale, no? La gente andrà. Cosa potrei prendere per Natale? Oh, un bel gioco di ruolo che parla dei tre fantasmi che vengono... Però in realtà non ne parla, è solo l'idea dei tre fantasmi, però in realtà il gioco non è su Scrooge. Mm-hmm. È solo l'ispirazione, quindi hai ragione, magari avrebbe dovuto cominciarlo a fine novembre, poi andando nel periodo natalizio, però... Vabbè. Allora, comunque, Alex White, Camilla, ti voglio bene, ma hai un serio problema con il nostro umorismo, perché scherzavo, naturalmente. Okay. Ora però convincimi spiegami perché non è quella cosa lì. Sì, allora, questo gioco è di Alex White, che è anche questo una persona davvero intelligente, piacevolissimo, una persona di Londra, con proprio... Una pasta d'uomo, carinissimo, gentile, ha fatto tantissimi playtest, li abbiamo fatti molti insieme, una persona che dà feedback particolareggiato, preciso, veramente generoso come personalità. E poi che ha scritto un sacco di giochi, ha un bellissimo blog, si chiama Plain Sailing Games, la compagnia, però c'è solo lui, e ha fatto un gioco epistolare, Love and Barbed Wire, che è molto carino, sulla Prima Guerra Mondiale. Quello sui due amanti che devono si scrivono le lettere. Esatto, sì. E altri, comunque non è il suo primo gioco, si vede tanto. Questo, allora, è un gioco secondo me splendido, veramente, probabilmente il migliore insieme a quello di Hutchins. Anche questo è stato il gioco migliore di sabato, ed è stato l'ultimo, erano le 8 di sera, eravamo stanchi morti e ci ha svegliato. Anche questo è un gioco solo per one shot e veramente bello nelle meccaniche. E a me, cioè, al di là del tema di un gioco, proprio mi piace quando funzionano bene. È basato sulle carte e fondamentalmente è basato sull'idea di Scrooge, nel senso che si giocano due personaggi in ogni sessione. Si gioca una persona che è un tipo alla Scrooge, cioè si gioca una persona orribile. Questo è il primo personaggio che si deve creare. E ogni persona al tavolo deve scegliere un peccato capitale. Il mio era l'invidia,
avevamo la Cidia di fianco a me sulla destra, poi c'era Rabbia, che era Alex che ha giocato Rabbia, e poi c'era Lussuria di fianco a me, e l'ultimo non me lo ricordo. Comunque, si gioca una persona orribile che è definita da questo peccato capitale. Poi ci sono degli esempi nel manualetto. Il manualetto è finito, cioè questo non era neanche un playtest di beta, era proprio, abbiamo giocato un gioco che era già su Kickstarter. E poi si gioca uno spirito. Si gioca lo spirito della persona alla propria sinistra. E nella funzione di spirito si ricevono delle carte. Quindi il gioco, la meccanica del gioco è con delle carte, con i quattro semi, eccetera. E quello che importa non è il numero della carta, ma il seme della carta. Quindi a seconda che sia cuori, picche, quadri o fiori, ci sono significati diversi nelle visioni che si danno come spirito. Quindi come spirito si ricevono quattro carte, perché ci sono tre visioni e poi la decisione. E quindi ognuno ha davanti a sé quattro carte. Si può giocare, che sono quelle lì che vedete lì, si può giocare senza guardare le carte, quindi i prompt sono una sorpresa anche per lo spirito, oppure si può giocare guardando le carte e scegliendo il tipo di visioni da dare all'altra persona. Quindi, ricapitolando, si gioca una persona orribile, definita da un peccato capitale, e poi si gioca uno spirito che proporrà delle visioni alla persona orribile del giocatore alla tua sinistra. Questo è il setup. Ognuno ha una persona orribile, quindi. Sì, ognuno ha una persona orribile. Ognuno lancia la sua. Ognuno gioca due personaggi. Esatto, ognuno gioca due personaggi. E quindi si comincia con una visione del passato, come nella storia di Scrooge. Quindi ha cominciato Alex, per esempio, che ha proposto, ha detto alla persona... Oh, no, scusami, prima si fa un establishment scene, quindi prima si fa una piccola scena in cui si mostra com'è il proprio personaggio, perché è determinato dal proprio... Sì, quindi si sceglie un nome, pronomi e poi una scena in cui si mostra chi è il tuo personaggio e perché è definito da quel peccato. Per esempio, io ho deciso che la mia era Virginia, ed era una sarta nell'altra moda, e che era arrivata un po' ai livelli alti, lavorava per Gucci, sì, e però non riusciva a togliersi l'invidia di tutti gli altri che c'erano lì, e del fatto che lei pensava continuamente che le altre persone fossero più riconosciute di lei nei design che facevano. Quindi ho fatto una piccola scena durante una sfilata in cui ho introdotto il personaggio. Poi si comincia con il primo round. Ci sono tre round e poi il round della decisione. Quindi anche questo è molto ben caratterizzato. In ogni round uno spirito fa visita alla persona alla sua sinistra. Si comincia il primo round, sono le visioni del passato. Lo spirito prende la carta, la gira, se sono cuori è l'argomento è amore, quindi una persona che hai amato in passato, che ti ha influenzato in qualche modo a livello affettivo. Se vengono quadri è una virtù opposta al tuo peccato capitale, quindi una memoria di qualcosa che hai fatto che si opponeva al peccato che adesso ti definisce. Le picche sono una perdita, quindi qualcuno che è morto, e nel passato o nel presente e il futuro, dipende dal round, e i quadri sono un effetto negativo che deriva dal peccato che ti definisce, quindi un modo in cui hai fatto male a qualcuno o hai creato un effetto negativo facendo qualcosa che si lega al tuo peccato. Quindi lo spirito gira questa carta, vede qual è il seme, non importa che sia un asso, un due, un tre, okay. E a questo punto crea una scena, per una visione per il giocatore, quindi per il personaggio orribile del giocatore. Gli altri giocatori sono i personaggi nella scena, quindi si tira dentro tutti nella scena, e potrebbero anche giocare delle visioni, delle versioni passate della persona orribile. Quindi è veramente bello vedere altre persone che giocano il tuo personaggio nel passato. Quindi si fa un round di tutte queste. E la persona orribile, dopo che lo spirito ha mostrato questa visione, che dura 3-5 minuti, altrimenti non se ne esce più, e lo spirito può decidere quando chiudere questa visione, parla con la persona, dice cosa ne pensi, e la persona deve rispondere, o in modo sì, effettivamente non è stato bello, oppure può dire no, avevo ragione io, cioè decidi un po' tu come giocarti il personaggio.
Poi si fa un secondo round in cui tutti gli spiriti mostrano una visione del presente. E poi si fa un terzo round in cui tutti gli spiriti mostrano una visione del futuro alle persone. A questo punto si arriva alla quarta fase, che è la fase del giudizio. Tutti gli spiriti hanno una carta sola rimasta. La danno alla persona che vogliono redimere e salvare. Oh. E si fa tutti insieme questo. Quindi una persona, per esempio da noi, il mio personaggio, che era orribile, è stato non ha preso nessuna carta. Quindi immediatamente il mio fato è... non me la cavo, fondamentalmente. Ok. Se invece ricevi una carta, dipende, a quel punto si gira la carta e si vede se è rossa o blu. Se è rossa è un esito positivo, ma con delle conseguenze. Se è invece nera, è un esito negativo. Però c'è uno spiraglio di bellezza, ecco. Un silver lining, esatto. Se invece si ricevono più di due carte, due o più carte, l'esito è positivo senza conseguenze. E questo si fa tutti insieme, quindi tutti gli spiriti pensano un attimo dopo queste scene, danno le carte e poi tutti i personaggi, invece i personaggi orribili, devono narrare la loro fine. È molto bene. Mi è sembrato un antidilemma. Perché in dilemma tu fai degli angeli, non fai degli spiriti, e vai per salvare delle persone incasinate e alla fine puoi decidere se tornartene nell'empireo o incarnarti quello che anche alla fine c'è la scelta finale e non riesci a lì puoi invertirti in realtà, non sei legato al tuo, però mi ha ricordato questa cosa del finale, che decidi che cosa fare, a chi stai tenendo di più, poi non so che cosa ti detta la tua decisione. La decisione è semplicemente per distribuire le carte e vedere chi si salva e chi invece no. Ma decidi così con lo stomaco? Cioè vai, dici, voglio salvare quella persona Oddio, hai sentito tutte le scene di tutti i personaggi, quindi tu decidi chi secondo te ha capito perché la sua vita deve cambiare. E noi abbiamo avuto una persona che ha preso quattro carte, che era una mamma, che era l'accidia, no? Una madre che non si prendeva più cura della famiglia, così, e però sembrava che volesse cambiare. C'è stata una persona che ha ricevuto una carta, che poi è stata positiva, e gli altri tre che invece nessuno se li è cagati, giustamente, perché erano veramente persone orribili, e tutti abbiamo detto, sì, no, è giusto che loro non si salvino. Però potenzialmente potrebbero tutti ricevere una carta e a questo punto tutti gli esiti sono incerti. Stavo pensando, allora se volete andiamo di nuovo in ordine con le considerazioni, altrimenti vado io. No, cosa? vai pure, no, vai pure, non ho rimostranze, allora... gioco ok. Strano, perché sai cosa? Secondo me non ti viene niente da dire, perché tu sei una persona orribile e quindi trovi che questo gioco in cui dovresti giocare una persona orribile, tu dici, perché dovrei giocare qualcosa che io sono già nella faccio realtà? Già 24 ore al giorno. Esatto, come sempre parli come mia mamma. Mamma, ma perché mia. Io sono tua mamma. Brava. Ah no, allora, considerazioni a proposito, allora, il gioco, come anche l'altro, ma come penso saranno tutti questa sera, sono giochi estremamente affascinanti e particolari. Subito quando leggendo il titolo e leggendo questa cosa di ispirato a Scrooge, ispirato alle visite dei tre fantasmi, eccetera, eccetera, pensavo di dover giocare un gioco natalizio. E invece mi piace che sia un gioco che parla di persone brutte, che però in fondo magari non lo sono così tanto, di giudizi morali, di giudizi sociali, è una cosa super interessante. È lo spirito del Natale, no? È più o meno. E a me Amazon ha detto che è altro lo spirito del Natale. Allora, il punto che volevo andare un attimo a buttare dentro era quello che aveva trattato anche Filippo, cioè la somiglianza con Dilemma, ok? Questo gioco in cui viene giù questa creatura sovrannaturale, ok? Semidivina, per andare a cambiare la vita di un essere umano, ok?
e trovo molte somiglianze. Tra l'altro, scusa, io sono un autore di questo gioco. E nell'idea... Io non lo conosco, no, no, è perché è un gioco che non è mai stato pubblicato. No, non è quello il punto. Scusa, era una premessa giusto per... Perché... Direi purtroppo, posso aggiungere anche, purtroppo. Anche io direi purtroppo, perché ci avrei fatto un sacco di soldi. No, non è vero. Anzi, per me potrebbe essere distribuito gratuitamente com'è nella versione completa nell'Ashka. Il punto è che lo fa, e questo giudizio morale, questa scelta alla fine a cui si arriva, anche se non esattamente la stessa, ci arriva attraverso meccaniche diverse. Dilemma è un gioco che può essere giocato in one shot, ma è un PBTA fondamentalmente, ok? Quindi a mosse, a tutte quelle componenti che appartengono ai PBTA. E questo qua è un gioco profondamente diverso. E in entrambi i giochi però si va a esplorare l'animo umano. E a questo punto vorrei... Prima faccio una premessa e poi vorrei una risposta da te. E il punto di esplorare l'animo umano attraverso l'avatar che il giocatore mette in gioco, ma dietro cui c'è l'ombra gigantesca del giocatore stesso, è una cosa che mi affascina terribilmente. Perché? Perché noi possiamo interpretare un personaggio più o meno bene, più o meno vicino a noi, però ci metteremo dentro qualcosa che un po' ci appartiene. Magari non saremo persone cattive come i personaggi, gli Scrooge di questo gioco, però qualcosa di nostro ce lo mettiamo dentro assolutamente. E quindi la cosa che voglio chiederti è: quanto hai visto i giocatori attraverso i personaggi in questo gioco? Quanto l'atto di redenzione, di possibile redenzione alla fine, è un po' una empatia da parte del giocatore nel personaggio? Beh, direi che perché non c'è un invito a giocare se stessi. Non dipende, c'è un invito a giocare, però sappiamo che nei giochi di ruolo, anche quando giochi lo stregone, certamente, di qualcosa, però cioè, non ci ho visto più o meno di altri giochi, dipende quando ci vuoi mettere tu. Anche qui volevo aggiungere, che mi sono dimenticata di dirlo, anche qui meccaniche di sicurezza proprio costruite dentro il gioco, e anche perché soprattutto con alcuni peccati si può arrivare molto vicino all'esperienza personale, quindi anche molto, molto delicato. Alex molto attento, ha gestito la cosa molto bene. Una giocatrice ha deciso di buttarsi nel personale, ma l'ha detto, l'ha annunciato, ha detto: io vorrei scavare un attimino, c'è un po' di rischio di bleed, ma voglio esplorarlo. Con il consenso del tavolo l'ha esplorato e è stato positivo come esperienza. E quindi c'è la possibilità, cioè a livello di... devi fare un personaggio che è definito da un peccato capitale. Se è una cosa di cui ti senti, che senti vicino all'esperienza personale, c'è un pochino sicuramente il rischio o la possibilità, dipende da come la si prende, di esplorare esperienze che possono sembrare simili, che c'è un po' il rischio del bleed. Però, come in molti giochi, insomma, si gestisce questa cosa. Ovviamente la maggior parte, cioè le persone che si giocano, sono persone normali. Quindi c'è meno la sublimazione in mondi fantastici o queste cose qua. Quindi si può effettivamente arrivare a delle situazioni molto, molto più vicine, molto più reali, tipo la madre con i figli. Può essere tranquillamente una dinamica familiare che appare nelle vite di alcune persone, una madre assente, che, eccetera. E la persona che aveva deciso di buttarsi nel bleed aveva scelto Gluttony. Come si dice Gluttony? Gola. Gola. Sì, e lì secondo me, soprattutto con la gola, puoi arrivare a parlare di traumi che possono essere personali per alcuni giocatori. La giocatrice in sé ha deciso di esplorare questo tema, quindi noi abbiamo detto: se è la tua decisione, se sei tu che vuoi esplorare questo tema, va benissimo, anche se aveva detto a tutti: potrei insomma decidere di allontanarmi, di cambiare un po' la narrazione se diventa troppo vicino. Tutti hanno detto va benissimo. Quindi
poiché il tema non è fantastico, ma è abbastanza reale, vicino, nonostante la presenza dei fantasmi, è un altro gioco che può diventare pesante, ecco. Però, a mio parere, è sia molto solido meccanicamente che a livello di autorità narrativa, che si può arrivare a gestire tutte le situazioni abbastanza velocemente e efficacemente. Un'ultima domanda prima di lasciare agli altri due se hanno considerazioni sul gioco, oppure passiamo al gioco dopo. Alla fine, che sensazione dà? Ti senti colpevole o hai rilasciato quella tensione che c'era nel gioco? Così, per curiosità. Allora, io ho giocato una persona orribile, mi è piaciuto tantissimo, soprattutto perché le ho dato una fine che è stata molto soddisfacente. Quindi, da giocatrice, è un gioco che è ben costruito e ti tiene su, anche appunto avendo questa meccanica delle carte. Riesce a cioè anche se ti blocchi ti manda un po' avanti, ti dà degli spunti e queste cose qua. Nel libretto Alex ha usato degli esempi da Dickens proprio, che è molto carino perché si collega un po' all'ispirazione. Colpevole? No, è il mio personaggio che ha fatto questa cosa, non sono io. A livello di personaggio mi sono sentita molto, molto sfidante e infatti mi sono beccata le conseguenze, ma è giusto così. Per me è stato soddisfacente come gioco. No, perché ti dico, mi ha ricordato per esempio un gioco che si chiama quello del Conte di Montecristo, Chi di spada ferisce, dove giochi anche lì cattivi. Però è alla fine c'è, attraverso il meccanismo, c'è comunque una sensazione di aver portato a compimento una storia e di liberare tutte la cattiveria che hai fatto e ti sei divertito a fare la cosa. Alla fine vieni lavato, vieni mondato dei tuoi peccati attraverso la redenzione. Beh, sicuramente c'è una questione di soddisfazione, di liberazione, perché comunque hai portato a termine la storia del tuo personaggio. Non c'è nessun senso di non aver finito. Ecco, c'è una bella struttura per cui si arriva anche alla chiusura, ecco. E ripeto, è un gioco da one shot. Un altro gioco che mi porterei alle fiere e alle la serate con gli amici, assolutamente zero prep, ben organizzato e ben definito a livello di struttura. Quindi, tanto di cappello, cioè, a me piacciono i giochi costruiti bene. Mi sembra di capire che abbia in comune con il gioco di Team Hutchings che non c'è un alla fine quello che ti lascia, per rilasciarmi a quello che ha detto Marco, c'è una sorta di catarsi, ma non in maniera convenzionale. Ecco, non hai un lieto fine o comunque un finale che ti dice che c'è un senso in questo male che fai o che subisci. La catarsi la vive il giocatore più che il personaggio. Comunque avendo, sì, sono d'accordo, e comunque avendo due prospettive, comunque la prospettiva del personaggio e la prospettiva dello spirito, non ti tira mai troppo dentro una all'altra. Una cosa che ho notato in tutti i giochi che abbiamo giocato, sia quello di Hutchings che questo, che tutti gli altri di cui parlerò, è l'avevo scritto in una piccola riflessione, è la dinamica di potere. Cioè tutti questi, moltissimi giochi che ho giocato erano interessati al potere, allo sfidare il potere, a come gestire il potere, sia proprio l'idea di potere magari che ha il personaggio, queste cose qua, sia l'idea di rappresentare personaggi potenti, sia l'idea di come gestire il potere al tavolo, in questo caso l'autorità narrativa. Tutti molto interessanti da quel punto di vista. Ok, ne approfitto prima di sentire se Filippo ha qualcosa oppure passare al gioco successivo per dirti che ti ho passato l'Ashkan di Dilemma in inglese nella chat. Thanks. Avrai tempo di guardarlo con comodo se ti farà piacere. Filippo, vuoi aggiungere qualcosa? No, io passerei al prossimo gioco che tratta della cosa più potente che c'è sulla Terra, che è l'amore. No! Cose a caso, non so niente. No, no, è verissimo. Questo gioco è assurdo e bellissimo. Cioè, abbiamo riso come dei deficienti. Che è Love Gods, giusto, di Graham Gantz. Allora, Graham Gantz, una persona fantastica, con un'energia incredibile, ma proprio un'energia incredibile, stupendo. Quindi già di per sé, molto anfitrione quando gestiva la sessione,
E non solo, abbiamo usato le O-cards, che sono queste che poi la gente può dire ma queste cose sono inutili al tavolo, certo, però è stato molto carino. Filippo lo dice, Filippo. Però devo dire che è stato molto carino perché già c'era veramente, è un gioco complesso, c'era tanta gente che parlava allo stesso momento e se avessimo avuto anche il commentario del oh, figo dai che... invece praticamente c'era la gente che faceva, che batteva che sul bazzava, tavolo quando sì. piacevano. E la O-card, che appunto Graham Gantz anche ha un po' codificato in questa forma, è per enthusiastic consent, cioè quando una cosa ti piace, è bellissima, fai un piccolo tap con il dito sulla O-card per dire vai, continua, che figata. E, comunque, allora, Love for the Love Gods... come l'ha descritto Graham Gantz, era Cabin in the Woods incontra gli Hallmark Movies. Non so se conoscete gli Hallmark Movies, sono quei film... Immagino. Ok, sono i film che di solito sono girati in Connecticut, dove abito io, in cui ci sono tutte commedie romantiche di un canale specifico che si chiama Hallmark, in cui c'è di solito una persona... non importa chi, che va dalla città, va nel suo paesino di origine, trova l'altra persona che è lì da sempre, che gli fa capire quanto la sua vita caotica e impegnata nella città non ne valga la pena, si innamorano, poi c'è sempre qualcosa che va storto, però alla fine decidono di stare insieme. Quindi, come si sviluppa il gioco? L'idea è quella e lo rende benissimo. Questo era un beta testing, però... era un alpha testing? Era un beta, sì. Però non è ancora uscito il gioco, probabilmente uscirà l'anno prossimo. E allora, si comincia insieme creando la città più carina degli Stati Uniti, o del mondo, dipende da quanto dove si gioca. Però praticamente insieme si creano nel tavolo i dettagli di questa città, quindi un landmark, un posto che tutti conoscono, un piatto tipico, un tema della città, una creatura che c'è intorno alla città, una tradizione, una canzone tipica, un nome per la città e un po' per cosa è conosciuta questa città. Quindi noi abbiamo creato, per esempio, com'è che si chiamava la nostra? Gourd Gardens, ed era tutta a tema zucche e cose carine. E quindi si crea tutta la città insieme, e quello è il posto dove si farà il film, perché alla fine è un film. E l'idea è che siamo una crew, è fatto proprio un film, è un livello meta. Ci sono due livelli. Allora, l'idea è che ci sono due personaggi che sono The Perfect e The... dov'è? Una è The Perfect e l'altra è The Pursuant. Quindi una persona che è la persona perfetta che vive in città e The Pursuant è la persona che viene da fuori ed entra in città e queste due persone si innamorano. Questi due non sanno niente. Il resto dei giocatori e questi ruoli girano. Il resto dei giocatori possono essere o non sanno niente, oppure sono parte del team che deve fare andare bene questa storia, che deve creare la storia d'amore. E un po' alla The Truman Show, no? Quelle che ci sono le persone che non sanno di essere lì e altre persone dietro che invece devono far succedere le cose. Il terzo livello è che c'è una persona al tavolo, che anche quella ruota, che è il dio dell'amore. E quindi tutto questo film che si crea in realtà è un rituale per tenersi buoni gli dèi dell'amore, per quello Love for the Love Gods. E questa persona all'inizio decide decide dove si trova la scena o chi c'è in scena. E poi tutti gli altri giocatori devono creare degli NPC, per esempio, dei PNG, scusate, in italiano, oppure... giocare i personaggi, eccetera, oppure giocare la gente fuori che deve dare le indicazioni alle personaggi in scena su come muoversi. Quindi abbiamo sempre un Love God che ha dei poteri particolari, che vi dico fra un attimo. Il Love God è fisso o gira anche quello? No, il Love God gira. Gira anche quello. Sì, tutto l'unica gira. Persona che è fissa è The Perfect.
Okay. Quindi questa persona che non sa nulla, questa persona è sempre fissa. Come se fosse Truman. Esatto, Truman è fisso. Poi gli altri girano e poi il Love God gira. Quindi il Love God decide la scena, quindi o il luogo o i personaggi. Gli altri cominciano a giocarla e l'idea è che bisogna sempre arrivare a far innamorare queste due persone. E tutti i PNG che si portano in scena non è chiaro all'inizio se sono se lavorano per la machine, per il sistema, o se invece sono PNG che non c'entrano niente e che semplicemente abitano in questo luogo. Quindi si comincia la scena e a un certo punto il Love God la interrompe e mette un ostacolo fondamentalmente. E a questo punto la scena cambia e quindi tutti devono risolvere questo ostacolo. Per esempio c'era all'inizio, quando questi due si incontrano, questa persona arriva in città, incontra la Perfect e poi il Love God faceva sì che questa persona che arrivava stesse aiutando a portare queste torte di zucca e le buttasse tutte per terra. Quello era l'ostacolo che è stato introdotto. Okay. A questo punto tutte le persone, e questo è per questo che è un gioco che può funzionare per gruppi più grandi, tipo 6-7 quando hai tanta gente al tavolo, tutte le persone che sono nella scena restano nella scena, come i due protagonisti o i PNG. Tutte le persone che non sono ancora entrate in scena diventano i tecnici fuori, che devono scegliere un oggetto al tavolo, per noi era una penna, solo una persona può tenerli in mano, e devono dare indicazioni ai PNG in scena perché facciano mettere insieme questi due, no? E quindi la persona che ha la penna in mano può parlare come se stesse dando direzioni di scena, no? E istruzioni alla gente in scena. Tutti gli altri non possono parlare, quindi devono comunicare a gesti per dire alla persona che ha la penna in mano cosa dire alla gente in scena, tipo farli cadere uno sull'altro, oppure digli che gli dica quanto è bello, queste cose qua, no? Fino a che, a un certo punto, questa scena si chiude e non mi ricordo esattamente, ma penso che ci siano dei meccanismi per cui semplicemente si chiama la chiusura della scena. A questo punto il dio, il Love God, il dio dell'amore, deve con il pollice decidere se è piaciuta questa scena o no. Si chiude e si passa un'altra scena e si continua così fondamentalmente. Non abbiamo avuto tempo di giocare tutto il gioco, però c'è una struttura poi per chiudere il gioco, c'è un numero di scene limitato, però fondamentalmente questa è l'idea del gioco. E devo dire, è molto caotico. Devo dire che la meccanica della penna e del poter parlare solo se hai la penna in mano la trovo semplicemente geniale. Adesso, non avendo provato il gioco, non so quanto sia funzionale effettivamente, però dal tuo entusiasmo mi sembra che abbia funzionato bene per alimentare il sistema di gioco. Però la trovo semplicemente geniale per creare sia una certa tensione, sia per creare delle limitazioni che i giocatori vogliono superare per giocare, per vincere, tra virgolette. Mm-hmm. Diciamo che tutti questi meccanismi sono ottimi per tenere tutti, anche un gruppo, ripeto, un pochino più grande, eravamo 7 al tavolo, per tenerli tutti dentro, fondamentalmente. È interessante il fatto che solo quello con la penna possa parlare, però lui, è anche importante che lui capisca gli altri che non possono parlare. In realtà deve esserci comunicazione, ma è limitata per contesto sarebbe più importante che potessero parlare gli altri. Una scena in cui veramente c'è stata questa comunicazione, eravamo in tre fuori dalla scena, in cui due persone facevano i segni e la persona in mezzo le interpretava e parlava con i PNG in scena, ed è stato un momento di bonding molto bello perché ci siamo capite che non è facile. Veramente fai tanto bonding con chi sta giocando, perché ci sono queste cose di comunicazioni interrotte che devi in qualche modo sfidarti a parlare lo stesso in un modo che non puoi, e l'altro deve capire cosa sta dicendo. Ed era nella scena in cui aveva rovesciato le torte, no? E quindi subito una fa
tipo togliamoci tutto, che la romanza arriva, e quindi l'altra fa togliti subito la maglietta, cambiati. Ed è interessante per le dinamiche del potere, per l'appunto, mm-hmm, di cui si parlava, yes, prima, perché il potere non ce l'ha la persona che parla, mm-hmm, ce l'hanno gli altri. A parte i protagonisti non puoi influenzarli, quelli no, puoi influenzare, mm-hmm, gli altri personaggi. Mm-hmm. Gli altri, sì. Sì. Diciamo che è una dinamica di potere interessante. Vai. Che, mentre me ne parlavi, mi ha suscitato molte emozioni, devo dire, e tra cui una cosa che probabilmente non c'entra niente col tono del gioco, ma mi è sembrato una cosa estremamente terrificante tutto questo. Oh yeah, cioè proprio c'è l'elemento di orrore, che comunque è tutto finto, ci sono tutti questi livelli, e stai facendo un rituale per un dio, cioè a livello di commentario è bellissimo. Stai commettendo una violenza psicologica pazzesca su delle persone, perché le stai forzando a innamorarsi, e anche, sì, il titolo, che è un calco di Blood for the Blood God, mm-hmm, richiama questa cosa. Cioè, quanto è presente questo nel gioco? L'aspetto che comunque stai facendo una cosa che alla fine è orribile. Allora, cioè, sicuramente tutti i riferimenti a The Machine, che è la gente che sta dietro le quinte, sono molto distopici, e c'è quella sensazione, proprio la senti, di comunque che c'è gente intorno che sta praticamente, ti sta spingendo e ti sta chiudendo addosso. Quindi c'è un elemento di distopia e claustrofobia abbastanza forte, che è voluto dal gioco. E il tono, perlomeno nella nostra sessione, era estremamente scanzonato, e i giocatori erano tutti... Sì, cioè è un gioco che è una parodia e fa abbastanza ridere, cioè il tono tende ad essere abbastanza leggero. Non penso che sia stato giocato abbastanza per vedere quanto potrebbe essere pesante, se magari va in una direzione molto più seria. Però c'è comunque l'idea che si sta cercando di appagare un dio dell'amore, quindi perlomeno a mio parere il gioco comunque tende a un elemento... Anche se Grand Gains, io conoscevo l'altro gioco che si intravede lì sotto nell'immagine, ci gioca su queste dicotomie strane, cioè tra l'orrore pastorale, che dici ma cosa... Esatto, infatti, cioè, quello che volevo dire come in chiusura è che il gioco precedente, Under the Autumn Strangely, che io, quella copia era la copia di Kickstarter, che invece di mandarmela a casa mi ha detto la porto a Metatopia, è un gioco completamente diverso per il tono, perché si crea una storia pastorale horror insieme, ed è un gioco solo per 3 giocatori, quindi molto più intimo, in cui ci si passa l'autorità narrativa e le relazioni fra l'orrore, l'Arcadian e il viaggiatore sono bellissime e completamente egualitarie, che è il contrario di quello che c'è in questo gioco. Però c'è la stessa idea di un'idea di un luogo pastorale bello, che però sotto c'è qualcosa di sinistro, e questo effettivamente si ripete qua. Tra l'altro sarebbe interessante anche provarlo sul canale, quel gioco lì, perché mi sembra assolutamente interessante. Quando vuoi. Assolutamente. Passerei avanti perché il tempo è poco, mentre il nostro Roberto fa effetti speciali a manetta qua. Fa le catene. Io ho avuto tutta una serie di problemi tecnici nel frattempo, ho vissuto dell'orrore cosmico. Mi dispiace. Nel mio privato. Sì, abbiamo altri due, no? L'altro è quello che stavo aspettando di più che ne parlassi, devo dire. L'ultimo, cioè questo qua che fai per The Seven Path. Come fai a sapere quale farà? Come se qualcuno avesse fatto una scaletta. Di precognizione non ve l'ho mai detto, scusa. Come se qualcuno avesse mandato una scaletta di quello che avrebbe detto. Tra l'altro... Posso dirti che Camilla è il tuo avvento in questo canale ha portato l'ordine nel caos. Non abbiamo mai, ma mai, dal 2015 mai avuto una scaletta. Mai. Ok, mi dispiace che funziona a scaletta. No, anzi, se vuoi anche organizzarci le prossime puntate. No, nessun problema, vai tranquillo. No.
No, ma poi cioè, ci sta be è bellissima la conversazione, però sai com'è, non so se poi, no, non voglio dimenticarmi di dire cose importanti, ecco. Hai perfettamente ragione. A proposito di non dimenticarci, non dimentichiamoci che il prossimo gioco è. The Seven Part Pact, che è il nuovo gioco di, cioè, questo è in alfa, quindi questo gioco non è completo, abbiamo visto solo una piccola parte del gioco e no, non è ancora fatto, ecco. E, tra l'altro, Possum Creek, quindi J. Dragon, la compagnia di J. Dragon, ha appena buttato fuori due giochi, Harvest e Grand Guignol, stanno ancora finendo il fulfillment di Yaseba Bed and Breakfast, quindi insomma, c'è tanta carne al fuoco. Però questo è il gioco che ha ripreso un po' dal dimenticatoio e che sta sviluppando adesso. È un gioco, secondo me, bellissimo, molto, molto, molto ambizioso. Che è una cosa che io adoro. Mi piace quando la gente prova a fare un gioco che ha più complessità, più livelli, eccetera. Però, Scusa un attimo, ti interrompo solo per dire, J. Dragon, se non sbaglio, autore, autrice, non so come voglia essere definito, anche di Wonder Home, se non faccio Di confusione. Wonder Home, di Sleepaway, È giusto per Sleepaway, inquadrarlo. Wonder Home, Yaseba Bed and Our Home. Breakfast, appunto ha creato il gioco dell'anno, sì, e come pronomi io userei il nome, quindi Jay. Ok. Jay. Sì. Quindi, allora, da dove comincio? È difficile da spiegare. L'idea è che il mondo è stato distrutto, quasi distrutto, dall'uso esasperato della magia ed è stato salvato da questi sette personaggi, che sono i sette del Seven Part Pact, che sono sette maghi, praticamente onnipotenti. E questo proprio a livello di studio del potere, secondo me, è interessantissima come promessa. Premessa, perché fondamentalmente la magia che si usa non ha limiti, se non i limiti che vengono dagli effetti che quello che fai, comportano sugli altri le altre personaggi e come loro, con i loro poteri illimitati, li limitano e fanno altre cose di conseguenza, perché tutti i poteri sono legati e tutti i poteri modificano. Se torni a una foto in cui c'è il tavolo da gioco, la plancia di gioco, ti faccio vedere meglio. No, No. non credo. Forse Allora. avanti, prima, quando c'era tipo lo Ecco zodiaco, questa. lì, vedi, La già parte vede in lì. mezzo, è di Orrery e Aspetta che forse ne ho una, praticamente si eccola qua. rifà agli astri. E quindi parte dei poteri che puoi usare modificano il moto degli astri e questo causa effetti diversi a tutti i libretti. Allora, ritorniamo all'inizio. C'è questo patto di sette maghi che 600 anni fa appunto hanno salvato il mondo e adesso mantengono la pace. Ogni libretto è completamente differente, è un tipo di gioco completamente asimmetrico. Ok. E il mio libretto era il libretto del negromante, ce ne sono tre o quattro completati su sette, quindi ripeto, è un gioco in alfa, sta ancora sviluppando. Avevamo il prelate, warlock e necromancer. Io ho giocato il necromancer, non ho idea di come si giochino gli altri due, per dirti quanto erano diversi. E il mio libretto, che come mi dice, è un libretto intero per ogni giocatore. Io avevo Cavolo. il libro dei cancelli, quindi il negromante deve occuparsi di controllare i cancelli che separano il mondo dei vivi e dei morti. E a seconda di come sono posizionati gli astri, perché si gioca un mese, è praticamente un round di gioco. Parte del gioco è un po' quasi di burocrazia e di gestione delle risorse, e poi c'è la parte di roleplay. Però, a seconda di come si muovono gli astri, che ogni mese si spostano, differenti creature cercano di passare nei cancelli per arrivare nel mondo dei vivi. Quindi il mio scopo all'inizio era anche di guardare tutti questi cancelli e assicurarmi con i miei poteri che
che sono però limitati a 4 azioni che posso fare. Posso fare solo 4 cose in un mese. E posso fermare le creature che stanno cercando di entrare nel mondo dei vivi, oppure posso lasciarle andare e fare altre cose. Tipo posso spostare gli astri, così che nel prossimo mese non ci saranno congiunzioni astrali così che mi vengono a impattare a me. Oppure posso chiamare un meeting con altre persone per parlare di cosa sta succedendo. Quindi è un gioco molto interessante perché si giocano persone dal potere illimitato che però devono gestire questo potere. Quindi il gioco diventa a tratti, che sembra quasi surreale, burocratico, perché devi gestire il tuo reame e devi farlo con poteri illimitati che però devi stare attento ad usare perché potrebbero avere effetti indesiderati sugli altri. Quindi, cosa si può fare in questo gioco? Quindi abbiamo già detto che le fasi del gioco sono i mesi che si spostano, in cui gli astri si spostano. E quindi questi danno delle determinate condizioni di partenza per ogni mese. A questo punto, tutti, allo stesso momento, quindi si gioca tutti insieme, è quasi una parte più di è quasi sempre così un gioco di gestione delle risorse per un momento, però poi torna ad essere gioco di ruolo, continua a passare da uno all'altro. E le fasi sono il nuovo mese, poi le visioni, poi planning, in cui metti i token per decidere che azioni fare. Poi c'è la storia, in cui togli i token e descrivi le azioni che hai fatto in modo narrativo. Poi c'è il meeting, in cui appunto se tutti hanno deciso di usare un token per incontrarsi, si parla di quello che sta succedendo nel vostro dominio. E poi la quiete, in cui tutti si ritraggono e il nuovo mese comincia. E quindi, quello che si può fare è appunto usare i token per, tipo, io posso spostarmi nei vari cancelli e tipo scacciare i mostri, rimandarli indietro, parlare con i miei alleati. Io per esempio nel mio libretto devo decidere chi è il mio alleato, chi sono i miei nemici, e questi nemici sono i mostri che stanno cercando di entrare. Però per esempio chi aveva il libretto del... Okay. Se il prelate gestiva la corte, quindi aveva problemi completamente diversi, aveva tipo la regina che cercava di uccidere il re, è nato un bambino non si sa di chi è, quindi aveva proprio non solo uno schema davanti da gestire completamente diverso, ma problemi di tipo completamente diverso. E sì, tipo quando vi trovate dicevi, te c'hai i morti, non ti dico io coi vivi come si sta, esatto, male. Esatto, cioè era una cosa del genere quando ci si incontrava per parlare, capito? Ok, ho due domande da farti, magari poi... È molto complesso, un attimo, fammi finire. È veramente, per quello dico ambizioso, perché ci sono dei livelli veramente tanto... C'è tanto da gestire, però secondo me nel momento in cui conosci bene il tuo libretto diventa veramente figo, perché è diverso dal solito. Il libretto ti guida nella creazione del personaggio, e mentre crei il personaggio, gli attributi che scegli ti danno direttamente dei più o dei meno a varie cose. Quindi nel momento in cui crei il personaggio e descrivi il personaggio, ci sono delle descrizioni da cui scegliere, questo si traduce in attributi che vanno a influenzare gli astri, vanno a influenzare la tua capacità di agire, eccetera. Però è tutto molto discorsivo, perché mentre scegli le opzioni, mentre rispondi alle domande fondamentalmente. Poi si può usare la magia, perché non siamo ancora arrivati alla magia. Queste sono cose che puoi fare perché tu hai potere di tuo. Okay. Poi puoi usare la magia. Per usare la magia, non so se si vede qua, sì, quello lì davanti, c'è il grimorio. Il grimorio che, mi ha detto Jay, nella versione finale sarà tipo alto così. Cioè, è veramente un grimorio in cui ci sono vari tipi di magia che tu puoi vedere. Tipo, voglio spostarmi in un modo particolare. Bene, c'è la magia del movimento, in cui tu devi creare il modo in cui usi questa magia seguendo le regole che ci sono nel grimorio. Quindi è veramente un'idea di ricerca proprio che come mago dovresti fare. Nel momento in cui usi la magia, devi usare i dadi. E come vedete ci sono vari dadi, giusto? I dadi hanno dadi i simboli degli astri, quindi dadi custom del gioco. E ora vi dico i livelli. Quindi devi decidere prima il livello della tua magia. Può essere un livello, non mi ricordo se ce li ho tutti, può essere un livello tipo un livello personale che è un D4,
un livello più interpersonale che è un D6, un livello, un effetto, scusami, non un livello, un effetto worldwide che è un D8, un effetto mitico che è un D10. E quindi a seconda di cosa tiri ti vengono vari risultati, e però ovviamente le conseguenze sono molto più forti, quindi è tutto una bilancia su quanto vuoi usare i tuoi poteri e quanto questi poteri hanno effetti che poi dovrai gestire in futuro. E non abbiamo fatto la parte dei dadi, perché non ci siamo arrivati, perché c'era troppo da fare, avevamo 2 ore. Però abbiamo fatto la parte del gestire, per esempio io ho gestito i cancelli, ho spostato gli astri, ho fatto quella parte lì. Non siamo arrivati alla parte del meeting in cui parli e la parte dei dadi in cui fai magie. Però quello che volevo dire è, a mio parere, è un gioco di un'ambizione fantastica. Mi piace vedere un creatore così giovane che usa, cioè che si butta su questi giochi veramente di una complessità non indifferente. È nuovo, cioè sono cose che non ho visto prima, libretti così, così grossi e che ti creano un gameplay completamente differente. E il sistema dei dadi e l'idea di usare magie illimitate e l'idea, a mio parere, a livello di design, di dire ok, la mia magia non ha limiti, come la gestiamo al tavolo, secondo me è bellissima, figata. Poi è un'alfa, potrebbe cambiare completamente il gioco, però le premesse sono belle. Allora, devo dire che questo qua è il gioco che sto... non ne sapevo nulla quasi, ma adesso è quello che sto aspettando più di tutti. Good. Ma poi soprattutto la cosa che mi ha lasciato un po' di merda è che ha avuto un'intuizione geniale nella sua semplicità, che è... ha applicato una cosa che in realtà... non è comunissima, però si trova nei board game, tipo sì. Merchant's Cove o Root, che sono pesantemente asimmetrici, dove tu hai una parte comune, la sì. Plunge, tipo la mappa di Root, ma poi le fazioni giocano, ok, che seguono le stesse azioni, ma poi in gioco completamente diverso. Non è solo che è un po' simmetrica, tipo che io ho un potere diverso, no, proprio completamente diverso. Ma l'ha applicata a un gioco di ruolo, che mm-hmm. se ci si pensa effettivamente... anche D&D è estremamente simmetrico nel fatto che il master e i giocatori hanno dei ruoli completamente diversi, anche se giocano allo stesso gioco, mettendo assieme la stessa plancia. Ma il fatto che ognuno, ogni presente al tavolo c'ha sta cosa, non mi viene in mente un altro così. Cioè, ok, ci sono i giochi che hanno i ruoli che distribuiti, ma è una variazione del tema, tipo cosa puoi dire a livello di autorità, eccetera. Non così come hai preso la roba dei board game altamente asimmetrici tipo Merchant's Cove e l'hai applicato in gioco di ruolo, con tra l'altro questa cosa molto ambiziosa della magia illimitata che mi ricorda molto Mage, The Ascension o The Awakening di World of Darkness. Io ho un canale che parla di quello, quindi ok, bello, parla di quello ormai, quindi è per adesso nella mia proprio numero uno giochi che sto aspettando che esca, sperando che lo finisca. A proposito, Camilla, mi puoi fare un favore? Potresti dire iscrivetevi al canale dei giochi di Tenebra? Perché? Tu non chiedere, è un meme interno nostro, vai. No, prima di spiegare, scusa. Vedi, Filippo, no, è il nome che la gente non capisce. Il canale si chiama Giochi di Tenebra, c'è questa gag che Marco proprio butta in faccia alla gente che vuole che la gente si iscrivi al mio disiscrivendosi a GDR Unplugged perché ci rimane male. Okay. Così posso andare in pensione. Vabbè, lasciando queste gag da bar. No, allora, volevo dire una cosa, prendendo spunto da quello che hai detto, cioè la simmetria che trovo super interessante quando rapportata ai giochi da tavolo. E non sarei così tranchant come fai tu nel dire non l'ho visto in altri giochi, perché per esempio i 3 ruoli di Lovecraft Test secondo me vanno in quella direzione, anche se per la tua sensibilità effettivamente lo fanno poco. Io punterei invece il dito contro la discrezionalità dei ruoli, cioè è una cosa che nei giochi di ruolo non vedo spesso, ed è una cosa che forse deriva dai vecchi giochi di ruolo, cioè D&D, Richiamo di Cthulhu, eccetera, eccetera. Cioè, ogni giocatore,
nel giocare è dipendente da tutti gli altri giocatori al tavolo, ok? Per meccaniche e per fiction. Una cosa che mi sembra che faccia questo gioco invece è darti un mini gioco, tra virgolette, un libretto, delle regole che gestiscono il tuo giocare al tavolo indipendentemente dalle meccaniche degli altri. È vero che poi fuori dal tuo libretto si incontrano in uno spazio immaginato condiviso, però mi sembra che più di altri giochi, e trovo affascinante questa cosa, non ti devi continuamente fermare per confrontarti o demandare a qualcun altro al tavolo decisioni sul tuo giocare al tavolo stesso. Per contraltare, mi chiedo quanto poi nel gioco questa cosa separi i giocatori. Com'è stata la vostra esperienza in proposito? Cioè, questi libretti che ognuno ha il suo, poi nel tavolo formano un flusso di gioco amalgamato tra tutti i partecipanti? E non ci siamo arrivati. È un gioco che chiaramente... Cioè, per rispondere anche a una domanda della chat, allora, questo gioco chiaramente si può fare a campagna, perché appunto si va avanti a gestire, e una sessione, secondo me, meno di 4 ore, non te la cavi, 3 o 4 ore, perché con la gente che conosce già i personaggi, chiaramente serve una sessione zero solo per capire chi sono i tuoi personaggi e cosa devono fare, perché altrimenti passi metà della sessione a capire come muoverti. Yes. E quindi sicuramente è un gioco con un onboarding un po' pesantino, in cui serve una sessione solo di creare i PG, capire come funzionano i PG, capire come muoversi, perché non è un ok, tutti per risolvere le situazioni si tirano 2 dadi da 6, poi si aggiunge, no, cioè ognuno deve fare cose completamente diverse, e quindi noi abbiamo praticamente fatto la creazione del personaggio tutti insieme. E poi abbiamo provato un paio di giri nella parte della gestione delle risorse. Non siamo arrivati, ripeto, all'interazione, e non siamo arrivati al tirare i dadi. Nessuno ha mai provato a fare una magia, perché stavamo ancora cercando di capire cosa fare. Sì, e quindi non lo so, però mi ha lasciato una voglia incredibile di provare di più, soprattutto perché Jay e il team avevano già provato comunque prima con Yazeba a fare un mix fra un gioco di ruolo e uno sketchbook, no? Cioè è comunque un raccoglitore con i piccoli fascicoletti, con gli sticker in cui puoi vedere come cambia il bed and breakfast nelle varie stagioni. Puoi giocare diversi personaggi che però sono tutti personaggi fissi, quindi vai in una direzione molto diversa da Wonder Home. E questo è un gioco completamente diverso. E poi l'altro gioco su cui stanno lavorando, che però uscirà prima, si chiamava Midnight Oil, ora si chiama The Eventide Club, che invece è un PBTA ambientato in un college americano, tipo quello dove insegno io, del New England, molto prestigioso, eccetera. Quindi completamente diversi. Quindi, a mio parere, una persona così giovane, con un team di persone giovani che creano giochi che sono così veramente diversi gli uni tra gli altri, come temi, come idee, stanno sperimentando cose nuove, è bello, cioè tanto di cappello, non c'è tanta gente che si butta, soprattutto perché è il loro lavoro. Assolutamente, assolutamente concordo. Cioè, sullo spirito di buttarsi con idee nuove, innovative, fresche, così via, assolutamente tanto di cappello, come dici tu. Certo. Io, a me spaventa quella cosa che hai detto del libro delle magie da che pagine. Ma proprio abbiamo guardato Jay proprio con ma scherzi, un grimorio. Sì. E Jay fa sì, ma tipo 900 pagine di grimorio. Oddio. Ok, Jay. Roberto, vuoi dire qualcosa oppure passiamo al prossimo gioco, perché ci mancano circa 27 minuti e poi dobbiamo chiudere. Ma io sicuramente di tutti i giochi che sono stati presentati finora, Law for the Love Gods è quello che al 100% vorrei provare. Questo dipende, cioè mi sembra di capire che richiede una grossa preparazione da parte di tutti i partecipanti al tavolo. Quella parte che è stata definita burocratica andrebbe vista. Cioè, questo è veramente un gioco che
prima dovrei toccarlo con mano e poi decidere se mi piace. Da una descrizione non si può prendere Sì. Sono È d'accordo che quelle cose e che ti spaventano a me piacciono. No, Ma non mi questo spaventano. è un team che cambia i giochi molto, quindi potrebbe cambiare in maniera anche sostanziale nelle prossime iterazioni. Una cosa che abbiamo detto al tavolo, che secondo me può far venire voglia a qualcuno di giocare, è che i vibes erano fortissimi degli Endless, quindi Sandman, l'idea di questi personaggi comunque fuori dal tempo, che hanno dei poteri illimitati, però devono anche gestire i loro poteri e gli effetti che hanno, che è molto bella come idea. E poi alcuni vibes da tipo Fall of Magic, eccetera, perché comunque ci si muove su questa mappa degli Sicuramente, astri. sicuramente affascinante. Voglio tenerlo d'occhio e scoprire se è un folle sognatore oppure un genio. Tutti e due. Perché no? Prossimo gioco. Allora, i prossimi due li faccio più brevi, così dai, così Ma più chiudiamo per senza te che problemi. alle 11:30 devi Sì. andare a giocare da tavolo. Allora, il prossimo è Defy the Gods, quindi sfida gli dèi, un altro bel gioco sul potere, direi, di Hectic Electron Games, oppure Chris Sellers, che è la persona che è dietro a Hectic Electron Games, ancora anche questa persona stupenda. E questo è un PBTA, quindi già abbiamo capito il sistema di gioco. E è un PBTA che vuole raggiungere l'idea del Romantic Sword and Sorcery. Quindi ci sono un po' di influenze da 30 Swords Lesbian, da Apocalypse Keys, eccetera. Quindi ci sono va vari elementi da questi PBTA. I playbook sono molto carini. C'è The Revenant, The Sailor, The Sword, The Vessel, The Sorcerer, The Wolf King. Quindi abbastanza particolari come playbooks. E c'è un'economia un po' di token che puoi aggiungere ai tiri di dadi. E questi token si prendono quando si gioca a seconda degli attributi che si scelgono. E alcuni di questi attributi sono molto interessanti. Di nuovo, durante la creazione del personaggio ci sono questi attributi. Se si giocano questi attributi, si prendono token. I token sono importanti perché poi si possono usare nell'economia del gioco per aumentare i tiri, cioè si possono usare come più uno ai tiri, eccetera. Se non si usano, a volte, cioè, te ne becchi tanti, a volte, se si arriva alla fine del proprio turno, di quando si è giocato, con 7 o più token, si triggera automaticamente, si sblocca automaticamente la mossa di sfidare gli dèi. Quindi è un po' una bilancia per cui a un certo punto, se hai tanti di questi token, si arriva. Le meccaniche dei PBTA sono, cioè in questo gioco sono 7 o meno, è un miss fino a 7. Dall'8 al 10 è un glowing success, quindi successo pieno. Dall'11 in su, che è molto facile fare perché i personaggi sono molto forti, di proposito, è un burning success. Quindi l'azione ha troppo successo e ci sono delle conseguenze anche potenzialmente negative. Quindi, molto carino, e il playtest era principalmente per le meccaniche di combattimento e di ferite che l'autore Chris voleva provare. Quindi abbiamo fatto praticamente solo scene di combattimento. Quindi non posso commentare troppo su quanto funziona da altri punti di vista. Ovviamente i personaggi erano pregenerati, quindi perché non si poteva stare lì in 2 ore che avevamo. Certo. Però molto bello a livello di linguaggio, è scritto molto bene, quindi questo è un beta, cioè, anzi no, ha detto che era un alfa, ma è talmente ben fatto, cioè questo gioco è praticamente già completo, quindi Una secondo me beta. era l'autore che si è sentito forse un po' insicuro di dire no, dai, un beta è pronto, Capita, è molto capita. ben fatto. Mi ha spiegato che se quando sfidi gli dèi triggeri la fine del gioco o no? È No, soltanto una mossa che è una sblocchi in mossa che quella si fa, live. esatto. Sì. È una mossa che si Ok. può fare e ci sono delle conseguenze. Potrebbe morire il personaggio, penso, se ti va male. Giustamente. Fate, Wolf and Death.
Sì, allora, molto bello il linguaggio, è scritto molto bene il gioco e nella descrizione dei personaggi gli attributi sono molto particolari, molto ricercati, molto interessanti. Sì, penso, fammi vedere se ho la scheda, perché di alcune mi sono portata via la scheda, fammi vedere se ce l'ho. Forse è anche quella che mi hai passato la foto, che è The Remnant. Sì, è che... Sì, sì, infatti avevo The Revenant, ma sto cercando di vedere se magari riesco, se ce l'ho, poi ti dico, no, non ce l'ho, peccato, vabbè. Comunque, proprio a livello di attributi, sono molto, molto, molto particolari. Per esempio, nei generi, non c'era, cioè c'era tipo, il mio era qualcosa legato alla tomba. Yeah, vediamo se l'altra. Empty Tomb. Questo era il mio genere. My gender okay. Era Empty Tomb. Cioè, quindi non è un binario maschile femminile, no, proprio è partito per la tangente e a seconda dei libretti sono tutti differenti, molto molto interessanti. Quindi bella come questa cosa dei generi nuovi. Sì, quindi molto interessante, per un Revenant Empty Tomb sta bene come genere, perché è una persona che è morta, poi è tornata in vita e non sta capendo chi è. E quindi è molto carino come è scritto, c'è una bella riflessione su come definire un personaggio e come portare in gioco poi questi attributi. Quindi quello mi è piaciuto moltissimo. E poi è come quello di J-Dragon, è un'idea di personaggi veramente molto forti. E come gestisci dei personaggi molto forti. Ah, ok. Cioè, dei personaggi che effettivamente possono arrivare a creare degli effetti sul mondo che sfidano gli dèi. E quindi, per quello dico, erano molti giochi sul potere, sul avere tanto potere, e cosa ne fai di questo potere. E quindi anche qui avevamo la stessa idea. Comunque è nella struttura di un PBTA, però ti spinge tanto a usare il tuo potere e fare un successo eccessivo e gestire le conseguenze di cosa succede se effettivamente hai troppo successo con il tuo tiro. Ok, ti chiedo due cose, giusto per, che ho alcuni dubbi, perché allora, sul fatto che i PBTA di solito sì, li giudico a seconda di quanto le mosse riescono a creare fiction, odio i PBTA, che ti dicono aggiungi più uno alla caratteristica, ok? Molto, molto, sì, molto secchi. E quella cosa, non so quanto, cioè senza vederlo posso giudicarlo, però mi fido quando mi dici che sono molto fervidi, sono molto, come si dice, che danno modo di immaginare cose interessanti attraverso le descrizioni. Gravidi di cose interessanti. Quello che ti domando invece è, tu mi hai detto avete giocato i combattimenti e non so quanto attorno al combattimento, ok? Quindi la prima domanda che ti faccio è quanto il giocare il combattimento è stato interessante, quanto ha dato modo di costruire una storia di combattimento che fosse più del semplice attacco, tiro, ferito, attacco, tiro, morto, attacco, tiro, cosa? E l'altra domanda, così mi rispondi assieme perché non so qual è, cioè che tipo di storia si va a raccontare? È come in 30's World Lesbian, relazioni sociali in un ambiente, o è l'avventura di questi protagonisti che hanno lo scopo che può essere uccidere gli dèi o trovare il tesoro o scoprire chi sono? Allora, prima domanda, il combattimento è molto bello perché sono personaggi molto differenti, i libretti sono molto differenti e alcuni non hanno tanto a livello di combattivo usando le mani, quindi devi usare le capacità nel modo che puoi, tipo il mio personaggio non aveva tanto di combattimento, però poteva usare delle, cioè poteva aveva un'abilità per cui se si avvicinava moltissimo poteva tipo alitare in faccia alla gente e fare un danno non indifferente, perché comunque il mio personaggio è morto, quindi cioè le abilità purtroppo non ci sono, ho fatto la foto solo della prima pagina, ma nella seconda pagina tutte le abilità sono legate al tipo di personaggio e al libretto, quindi sono molto distintive, molto, ripeto,
c'è molta cura nel modo in cui è stato scritto, quindi quello mi è piaciuto molto. E il Magic è il tipo di storia? Un attimo. Aspetta che ti dico qual era il libretto di... Fra l'altro era Alex, quello, l'autore di Expectry Visitors, che ha giocato il mago e ha giocato proprio un mago britannico, sprezzante, potentissimo, che è riuscito a triggerare la mossa del sconfiggi gli dèi, perché si è messo a evocare di tutto fondamentalmente. E quindi anche lì magia molto, cioè che puoi decidere come farla e poi ovviamente deve rientrare nelle mosse che hai. Però c'era The Sorcerer, quindi c'era The Sorcerer, che era fondamentalmente uno stregone con un grandissimo potere, che però ovviamente ha degli effetti collaterali non indifferenti. The Wolfkin era proprio un uomo lupo, o una persona lupo, che combatteva a mani nude fondamentalmente. The Vessel era due persone, cioè una persona e il dio, perché era un contenitore, no? E quindi okay. Si esprimeva sempre con il noi, e questa divinità dava dei poteri particolari, ma ovviamente causava dei problemi, perché era un personaggio abbastanza difficile, perché ovviamente aveva varie personalità. Revenant appunto era il mio, poi c'era il Sailor, che era il marinaio, che era proprio sprezzante del pericolo, che tutti i punti token andavano se ti buttavi nella mischia, eccetera. E poi c'era The Sword, che era invece un po' più una persona più marziale. E tutti giocavano in modo molto differente. Quindi il combattimento bello, perché c'erano molti approcci da prendere e i libretti sono molto differenti gli uni dagli altri. Per quanto riguarda il gioco, a mio parere, è quello che hanno detto anche gli altri al tavolo, è che riesce a fare un buon mix di una storia, un'avventura che è molto da sword sorcery, e le relazioni fra i personaggi, che invece va più dal lato romantico. A mio parere, anche se è stato un alfa, si giocava già meglio di 30 Sword Lesbians, che secondo me non è un gioco che, cioè, ha dei problemi come gioco. Quindi diciamo, ne abbiamo parlato molto nel parliamo di anche qua sul canale. Sì. Andava playtestato un po' di più, secondo me, 30 Sword Lesbians, e questo ha molte cose che lì non ci sono, cioè funziona meglio, c'è più equilibrio fra i personaggi, c'è più distinzione anche nei libretti, quindi è bello da quel punto di vista. Allora, fate quello che volete, ma abbiamo 10 minuti. No, abbiamo 20 minuti, sono 5-10. Voglio mettere fretta. Non dico niente, ho già detto tutto, ero curioso del prossimo. Roberto, scusa, stavi per dire qualcosa e poi andiamo avanti? No, se c'è ancora un gioco parliamo direttamente del prossimo. E allora gioco, avanti con l'ultimo gioco! Sì, che è piccolino, quindi è una cosa che non si deve dire neanche troppo, che è Old Ways Must Go, ed è un gioco molto focalizzato, nel senso che si parla di fare un rituale, anzi, si decide un rituale che già esisteva da prima, e poi si cambiano aspetti del rituale che non si sentono più propri come comunità, e li sostituisce con altri aspetti. Quindi è un gioco dal contesto piccolo, si parla di un rituale e di come cambiarlo, quindi non c'è, è un gioco da one shot chiaramente, ed è un gioco più di world building, non è un gioco in cui c'è una storia necessariamente, ma si parla di un processo e di come cambiarlo. Questi, Tim Rodriguez è di Galileo Games e Sam Fire è una nuova disegnatrice che hanno preso nel team, che ha playtestato un altro gioco che si chiamava White Space, molto interessante, non sono riuscita a giocarlo, in cui invece si prendono dei testi, dei libri e li si modificano cercando di creare una nuova narrazione. Quindi c'è questo senso di prendere un aspetto, un elemento, in questo caso un rituale, e di analizzarlo e cercare di giocarci intorno. Quindi sono tutti giochi molto focalizzati e molto piccoli, che non sono giochi in cui si crea una storia o un personaggio e si va a campagna. No, è una sessione, la meccanica di gioco sono delle carte dei tarocchi, che però sono delle carte illustrate e non si usano i tarocchi nel senso di tarocchi, non c'è un'interpretazione dei tarocchi
normale, diciamo, non normale, non mi piace la parola, tradizionale. Convenzionale. Sì, ma ci si basa sulle figure che ci sono sulle carte, quindi fondamentalmente, e questo l'hanno confermato gli autori, potresti usare le carte di Dixit. Ah, certo. Mm-hmm. Yeah. E infatti nel Kickstarter del gioco non proponevano un loro set di tarocchi, dicevano prendete tutte le carte che volete, l'importante è che siano illustrate. Diciamo che quello che importa all'inizio è il seme delle carte, quindi ci dovrebbe essere un modo per distinguerle, che semplicemente è per posizionare le carte in luoghi separati della plancia di gioco. E quindi l'idea è che c'è questo rituale di cui non si parla di cos'è il rituale. Si dice ai giocatori: pensate a dei rituali nella vostra vita, nella vostra famiglia, nella vostra comunità, e pensate se ci sono aspetti problematici di questi rituali, ma non si condivide un rituale comune. Quindi non si dice è il rituale di, non lo so, un rituale di passaggio, il Natale, è un rituale per svegliarsi e fare colazione, cioè, no, non si parla di questo. Ma invece uno dopo l'altro si aggiungono elementi di questo rituale, quindi si definisce tipo cosa fa il rituale, chi partecipa, dove si va, che tipo di spazio è, quindi è tutto molto... è tutto molto a livello di analizzare questo tipo di dinamica che è il rituale, ma non necessariamente scendendo nei dettagli di cos'è che si fa. Ma piuttosto si dice ci sono delle persone che hanno la conoscenza di questo rituale e si passano queste tradizioni oralmente. Questo è un modo per descriverlo. E magari la cosa che non funziona è che non vogliamo più che questo sia un passaggio solo orale, ma vogliamo cominciare a scrivere le pratiche di questo rituale. Quindi è proprio un livello di... è come se stessimo analizzando questo rituale, ma senza dire necessariamente cos'è. Non è facilissimo all'inizio, però poi funziona abbastanza bene. Ognuno prende a tre carte in mano che deve usare come ispirazione per poi dire quali parti del rituale vuole sostituire e in che modo. E... lo scopo del gioco era meditare sul passato, sulle memorie e capire come i rituali nella nostra vita possono essere magari deleteri per alcune persone e cercare di creare rituali che sono adatti alla nostra comunità, se vogliamo. E quindi prima si crea e a seconda del seme delle carte si descrivono lo scopo del rituale, quindi una persona descrive lo scopo del rituale, una persona descrive i materiali del rituale, cosa si usa, una persona descrive cosa si fa, quindi le azioni che si fanno in questo rituale, e una persona descrive le forme, quindi cosa si condivide, per esempio, se si chiudono gli occhi, se si parla, se si canta, tutte queste cose qua. Quindi il primo round è fondamentalmente di descrivere com'era il vecchio rituale. Ci hanno dato anche il piccolo... quindi ho anche le regole, il manualino che ti dice cosa fare. Quindi c'è questo primo round che è cos'è questo rituale e lo si descrive insieme. Poi il round 2, c'è anche un elemento, scusate se lo ripeto, rituale, nel senso che si chiude la prima fase dicendo... ok, the old ways must go. Lo dice una persona, lo ripetono gli altri, si chiude quel round e si passa al secondo. Che è cosa facciamo adesso? E quindi ogni persona deve scegliere le carte che ci sono già sul tavolo e dire dove una volta c'era questo, ora c'è questo e deve cambiare un elemento del rituale. Tutti cambiano un elemento del rituale e alla fine si discute, ci vanno bene questi rituali, questi nuovi cambiamenti? Quando tutti dicono di sì e non ci sono più discussioni su cosa vogliamo cambiare, diciamo, ok, siamo tutti d'accordo, altra frase rituale, si passa al round 3. Il round 3 è, una volta che si sono messi giù quattro cambiamenti principali, ora si specificano i cambiamenti, quindi ogni persona dà degli elementi per definire ulteriormente le nuove pratiche del rituale. Per esempio, se abbiamo deciso che adesso le cose si scrivono, delle rifiniture potrebbero essere
c'è una persona che ha il ruolo di scrivere questa cosa. Queste persone vengono elette ogni 5 anni, quindi si specificano questi nuovi cambiamenti. Alla fine, la frase rituale è "Is this all?" e tutti dicono "These are our new ways", questi sono i nostri nuovi modi di fare il rituale, e si passa al round 4, che è l'ultimo. E all'inizio devo dire che è tutto un po' disgiunto, soprattutto se non conosci le persone al tavolo, cominci a dire ma perché questa persona sta proponendo un rituale, così è. E la cosa interessante è che si può anche togliere parti intere del rituale se non piacciono, però ovviamente qualcun altro potrebbe dire aspetta un attimo. Quindi, però, quando si arriva al livello 4 più o meno si è capito com'è il nuovo rituale e quindi c'è abbastanza comunione di intenti a quel punto. Il round 4 è molto interessante perché si devono a questo punto dare ruoli alle persone al tavolo. Avendo creato un nuovo rituale insieme, quali sono i nostri nuovi ruoli? Per esempio, uno può diventare il custode, uno può diventare uno chef, se è un rituale che include del cibo, della preparazione. Uno potrebbe diventare un guardiano delle tradizioni, eccetera, eccetera. E alla fine, quando si sono definiti i ruoli per ogni persona al tavolo, si fa un round di debriefing in cui si parla del ok, ci piace il nostro nuovo rituale, cosa c'è che non va, eccetera, eccetera. Quindi molto diverso dagli altri. Delle vibe molto simile a Dire, cioè molto diverso, ma delle vibe bravo, simili a Dire. Bravo, anche io pensavo la stessa cosa. È una roba, poi diventa una roba tua, cioè tua del gruppo. Assolutamente sì. E infatti c'è proprio questo. Sì, con le carte. E vi dirò, e la sua somiglianza a Dire, allora, vi devo dire questa cosa. Io sono dialetto nella sua versione italiana. Uh-huh. E no, a parte scherzi, io sono un amante della ritualità e di tutto ciò che comporta e significa, ok? Anche partendo dalla funzione stessa che c'è nel gioco di ruolo, perché nel gioco di ruolo c'è una certa ritualità, ok? Ma in tutto quello che facciamo molto spesso c'è una ritualità, perché la persona, l'essere umano, si adagia nelle abitudini, nelle ritualità che gli danno sicurezza, fiducia, eccetera, eccetera. Quindi un gioco che va a trattare e a scomporre per analizzare e far riflettere su questo argomento è assolutamente affascinante. Però mi chiedo quanto è gioco e quanto è un esperimento di analisi. Perché io odio Dialect, è la mia nemesi fondamentalmente. Si sa questa cosa. E mi chiedo, cioè, sentendoti parlare di questo gioco, da una parte sono molto attratto appunto per il lavoro che fa sulla ritualità. Dall'altra, però, non sono attratto perché non vedo un chiamo divertimento. In realtà non intendo quel divertimento che aspetta che andiamo a divertirci assieme, ok? Però un'attrattiva interessante che mi porti a svagarmi attraverso questo gioco. Cioè, lo puoi dire di altri giochi, lo puoi dire anche The Quiet Year, molti giochi di world building vanno in questa direzione. Devo dire, questo è molto, cioè, a me piace che vada un po' ai confini di quello di quello che comunque è il gioco di ruolo, e è così focalizzato e così conscio di quello che sta facendo che comunque si tira un po' indietro, perché comunque non sei un personaggio in questo caso, ma sei parte della comunità, e comunque è un discorso che sempre si stacca un po', non è che stai creando necessariamente una storia, stai creando un processo insieme. Per me, sì, sicuramente è un esperimento, però molti giochi sono esperimenti, quindi cioè, per me è interessante il vibe, sì, dico, per me il vibe è completamente differente dagli altri, è una cosa abbastanza, è un approccio interessante, e è molto bello come esperienza al tavolo. E, non è per tutti, è molto più niche di tutti gli altri giochi che ho fatto, sicuramente. Ok, Filippo, Roberto, avete qualcosa da commentare, aggiungere su questo gioco? Ma io Dialect non l'ho mai giocato,
Più che altro io dal basso della mia poca esperienza posso dire che mi ha ricordato un pochino Microscope come sforzo di gruppo per creare qualcosa assieme che non sia la storia del proprio personaggio. Ecco, è questa domanda. Filippo? No, su questo non ho niente da aggiungere, avrò poi una domanda finale, però dimmi tu quando posso farla. Allora, c'è anche una domanda riscattata dalla chat che esula da questo argomento e che poi dovremmo riprendere perché ha riscattato, ci ha speso dei punti, cioè, cavolo, è anche un sostenitore abbonato, cioè, noi non possiamo ignorare questa cosa. Quindi, direi di chiudere questo argomento su questo gioco, con questo gioco così sperimentale, così interessante che ci hai proposto e di Una cosa ti passare dico velocemente, al... una Yes. cosa interessante di questo gioco è che lo riproporranno, ma il Kickstarter effettivamente è fallito. Però Ah, non, sì. secondo me non c'entra molto il gioco in sé. Hanno fatto purtroppo un grosso errore. Volevano produrre come si dice, La quella pianta. parte centrale, il sì, cioè lo volevano fare proprio Di stoffa, tipo. di stoffa fatto bene, così. Quindi praticamente i pledge andavano dal digitale, $2 a no, il 20, sì. digitale che era tipo 10 o 15 a 40 dollari. Non c'era la parte in mezzo in cui avevi solo il libretto stampato e quindi volevano spingere proprio di fare questa molto bella, fra l'altro, questa plancia di gioco. Però ovviamente non tutti si buttano su un gioco che comunque è molto di nicchia e cioè 40 di base sono tanti. Avrebbero dovuto mettere, diciamo, il livello intermedio Intermedio, che era non hai la libro plancia di fisico, gioco, però hai il libro fisico. E non l'hanno fatto e è un peccato perché comunque l'idea è bella. Vabbè, basta. allora Filippo, vai con la tua domanda perché poi Lorenzo Sì. ci chiede informazioni su Rusaika di cui avevamo parlato l'altra volta che è venuta Camilla in live e ce l'aveva sponsorizzato così Se volete bene, ve lo così porto, intenso. che è più facile. Però è un gioco da giocare di persona, diavolo. È difficile giocarlo online. Allora, intanto Filippo, domanda, vai. Allora, è una domanda per noi quattro, però inviterei Camilla a rispondere per ultima perché sennò per lei è leggermente diversa. Che è per noi, quale di questi sei giochi ci ha attivato di più la voglia di, per noi, giocarlo e per Camilla rigiocarlo una volta finito, cioè una volta che saranno conclusi? Quindi, Marco, Roberto, andate voi. Allora, al netto del fatto che Guide to Soft Carving mi sembra un gioiellino, è comunque un'esperienza che farei volentieri, però se dovessi incontrarmi con voi e dire giochiamo a qualcosa, probabilmente io vorrei giocare a Love The Gods. Gods. Sì. Poi Assolutamente. Va motivata la risposta o è secca? sì, in due parole, se no passi. Semplicemente Love the Dare of Gods ha più interazione, tra di noi, che è una cosa che mi appaga di più della tematica e delle meccaniche geniali dell'altro gioco. Ok, Marco? vado io. Io ti dico che giocherei un gioco che mi ha incuriosito di più, nonostante siano tutti giochi interessanti. Il gioco che sceglierei è quello di Team Hutchings, cioè quello di intagliare il sapone, serial killer che intagliano il sapone, tra virgolette. E tra l'altro mi immagino già la traduzione del titolo in italiano se venisse adattato, serial killer che intagliano sapone. Questa è la storia di... Vabbè, comunque, Ma perché? se va bene è così. Sì. Tipo, se mi lasci ti intaglio, una bel genere. Esatto. Perché propone un tipo di storia, un tipo di gioco, un'esperienza che non ho mai provato ed è più lontana e interessante rispetto agli altri, forse anche più introspettiva, mentre Love è bello, interessante, sì, però comunque... va più vicino a cose che ho già giocato. Quello di J Dragon affascinante, ma ho paura, ok? E
e gli altri invece sono vicini a giochi che ho già provato e che non, al momento non mi interessano così tanto. Tu, Filippo? Io ve l'ho già detto, quindi lo ripeto, sarà, è proprio The Seven Part Pact di Ma Jade per Dragon. I maghi? Allora, un po' perché va a grattare dei pruriti che ho, che non ho mai riuscito a grattare davvero, tipo appunto questa cosa qua della magia, poi tutte queste cose qua con i maghi, la magia mi influiscono molto, ma soprattutto l'aspetto della simmetria così spinta, dove ognuno ha una sua area di influenza diversissima, e poi c'è questa cosa che mi incuriosisce un sacco, dove poi ne parli con gli altri e dici, ma di cosa stai parlando? Che io, un'altra roba. Però questo sforzo condiviso poi va insieme e forma una roba tangibile per tutti. Me lo vorrei godere su più sessioni, cioè una roba che so che me lo vorrei godere su più sessioni. Mi spaventa il grimorio da 500 pagine, quello sì, però vedremo se poi non cambia. 900 pagine. Magari non lo faranno, non lo so. Magari poi, esatto. Camilla, invece? Allora, io vi ho fatto una selezione di quelli che mi sono piaciuti di più, perché ce ne sono stati altri, quindi direi tutti quelli che vi ho presentato sono, non vedo l'ora di giocarli. Queste sono cose che ho comprato, quindi non è necessariamente quello che ho giocato. Però, però siccome abbiamo poco tempo, volevo anche mostrare un po' quello che hai portato a casa, allora, oltre a quello che hai provato. Il gioco che più porterò in giro e farò giocare è Expectree Visitors, perché secondo me è quello che, a parte che c'è già il materiale di playtest che ho già, quindi lo porterò in Italia quando vengo per la pausa natalizia, e mi sembra il più immediato, cioè arrivi, lo crei, è proprio un salva serata, secondo me, quindi mi piace la meccanica, mi piace che è ben costruito, è molto aperto, quindi rigiocabilità estrema, ed è it's a clever game, a me piacciono i giochi che dici è ben costruito, come Rusalka, visto che dovevamo dirlo, è la stessa cosa, cioè è un gioco che chiaramente è stato ha pensato tanto alle meccaniche in modo che funzioni molto bene e che proprio porti insieme tutti i personaggi in maniera interessante. Tutti gli altri mi piacciono da morire per motivi diversi. Filippo, molto simile a te per Seven Part Pact, però non è un gioco che arrivi e lo giochi quella sera lì, anzi il contrario. E Love for the Love Gods, non vedo l'ora di provarlo con un gruppo tipo da 6-7 persone, vedere se tiene così bene, perché mi piace tantissimo l'idea di un gioco che giochi più persone, perché non è così comune. Cioè, soprattutto giochi di ruolo che tengono con 6-7 persone è molto difficile, e a volte magari hai più persone al tavolo, sarebbe carino anche quello, secondo me, per una sessione magari in fiera sarebbe molto bello. E eccetera, eccetera. A me sono piaciuti tutti, però se devo sceglierne due, se devo sceglierne uno, scelgo Expectree Visitors. Sì, infatti, cioè, è vero. Sì. Invece un pensiero finale su Metatopia è che ci tornerò l'anno prossimo e che è bella come esperienza perché è differente. E io ammiro tantissimo l'Italia e tutte le piccole fiere che ci sono, eccetera. Non so quanto ho visto una convention di playtest esclusivamente, e secondo me sarebbe un modello bello da replicare. Allora, io ti dico sono che state esiste, provate. Esiste, cosa? Ma vai. Cosa, Roberto? No, vai Marco, tu probabilmente stai dicendo la versione completa dei frammenti che sono io. Allora, probabilmente Roberto voleva dire che è stato provato a fare qualcosa del genere, però il territorio, il tessuto italiano è molto frammentato e non c'è neanche quella struttura di Kickstarter che probabilmente favorirebbe la voglia di costruire, fare per poi pubblicare, avere un riscontro anche economico. So che sotto invece l'aspetto dei giochi da tavolo esistono delle realtà di questo tipo, adesso non mi ricordo come si chiama, ma so che c'è una convention itinerante in cui i prototipi dei giochi da tavolo vengono fatti provare ai giocatori che vengono lì e commentano in proposito, per cui qualcosa esiste. Vuoi mai sapere che, andando avanti anche in Italia, visto che nascono sempre più giocatori da tavolo, che grazie anche a iniziative spinte come quella di Anantropy e di altri autori italiani, ci sono sempre più autori italiani pubblicati, indipendenti, qua e là,
sarebbe bello che si stabilisse qualcosa di fisso di questo tipo, perché mi ha entusiasmato le parole che, come ne hai parlato, cioè vederla attraverso i tuoi occhi, è stato assolutamente entusiasmante. Sì, soprattutto un luogo dove sia le persone che portano i giochi e quelli che poi li giocano sono tutti e due comunque persone che sono dentro, che hanno esperienza di game design o giocatori con molta esperienza, quindi che danno anche un tipo di feedback diverso da quello che magari puoi avere in fiera o con giocatori occasionali. Quindi cioè, è bella l'idea che tutti quelli che sono all'evento si scambiano le conoscenze e spero, cioè magari esiste già e non lo conosco, in quel caso mi dispiace per le persone che non abbiamo citato, però cioè, bello, bello, bello veramente. Lorenzo, guarda, dice Idea G? Sì, si chiama Idea G, questa convention itinerante, okay, di playtest di giochi da tavolo. Ok. Bene, direi che a questo punto possiamo andare in chiusura, anche perché sono le 23:33 qui in Italia e tu devi scappare, ci hai donato un sacco di tempo e un sacco di emozioni e di informazioni e sei stata splendida, ti ringrazio infinitamente e come penso ti ringrazino tutti quelli che hanno guardato questa live su Twitch e che guarderanno il video su YouTube che pubblicherò probabilmente la settimana prossima. Quindi grazie ancora e spero di riaverti in un modo o nell'altro qui sul canale e immagino che lo stesso pensino sia Filippo, sì, che Roberto. Dovremmo giocare insieme prima o poi a qualcosa. Noi quando adesso vuoi, insomma, noi piano quando vuoi. Noi stiamo programmando le prossime due settimane, proviamo War, il PBTA di Jacopo Frigerio, sì, che parla di guerra e non solo, adesso vediamo com'è, però da tutto da scoprire perché è super interessante. Poi magari tra due settimane programmiamo qualcosa assieme che potrebbe essere interessante. Abbiamo citato un sacco di titoli che vorrei provare, vediamo di trovarne uno e organizzarci. Grazie mille. Magari proprio sì, infatti stavo pensando, Roberto, magari a Spectre Visitors, che è molto natalizio. lo sapevo. Beh, temevo quello del rituale, però dai, potrei accettare Expect Free Visitors. Tra l'altro in inglese fa schifo. Sì, tra l'altro secondo me si può giocare online, quello, al contrario di altri che magari servono più materiali. Okay. Sta pure un po' difficile giocare online, però ok, grazie mille per il tuo tempo. Grazie a voi per ascoltarmi, troppo gentili. No, sei sempre splendida e super esauriente. Per cui ti salutiamo, ringraziamo chi ci ha seguito fino a questo momento, che tra l'altro sta arrivando gente anche adesso. Noi ci vediamo lunedì prossimo, ci vediamo con la live per provare War. Grazie a tutti, grazie ai nostri sostenitori, grazie a Camilla, grazie a Filippo, grazie a Roberto. Ricordatevi di sostenerci. E tra poco inizia la prevendita del calendario dell'avvento con una selezione di minigiochi super entusiasmante. Ciao!